Silvano, Giordani Bruno, Girolamitti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Romani Sandro, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Troppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Eledrisa Abdesalam, ventitré presenti, la seduta è valida. Riprendiamo dal punto all'ordine del giorno numero 4, ovvero nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Vittorio Emanuele II. È stata illustrata già dal Sindaco. Iscritti a parlare? Prego, Consigliere Urbani. Presidente, io vorrei chiedere alla Giunta che propone questa proposta, se può spiegarci un passaggio tecnico che io non l'ho ben compreso, e cioè c'è stato un primo bando che è stato pubblicizzato per i cittadini in un determinato modo, nel senso è stato iscritto nel sito del comune, è stato messo all'albo pretorio e poi è stata fatta una comunicazione a mezzo stampa, un comunicato stampa. Questo primo bando scadeva il 10 giugno. Poi questo bando, se ho ben capito, perché qui viene riportata nella proposta, che poi è stato rinnovato fino al prorogato successivamente dal 10 giugno al 17 giugno, pur rimanendo nella discrezionalità consiliare di nominare soggetti diversi da quelli che si presenteranno. Allora, abbiamo notato che mentre per il primo bando è stata seguita una procedura che comprendeva anche il comunicato stampa, non abbiamo trovato traccia nella proroga del comunicato stampa, è stato solo inserito all'albo pretorio, per cui magari uno legge un comunicato stampa dove trova scritto una data di scadenza, poi viene prorogato e il comunicato stampa non c'è, sta solo all'albo pretorio, per cui magari uno può essere indotto a pensare che non ce ne fosse stato un altro, perché non è stato pubblicizzato con lo stesso metodo, per cui ci domandavamo un po' anche i colleghi dell'opposizione quante persone si sono iscritte utilizzando la proroga, nel senso quella che è andata dal 10 al 17, perché forse in questo modo qualche cittadino poteva anche, leggendo un comunicato stampa, iscriversi anche lui, ossia abbiamo, così è una mia sensazione, che non è stata, diciamo, non seguendo la stessa procedura, perlomeno noi non abbiamo trovato il secondo comunicato stampa, credo che non ci sia, magari qualcuno leggendo il comunicato stampa poteva anch'esso dire, è stato prorogato, e quindi magari, non lo so, se è stata tolta qualche possibilità. È vero che uno si può iscrivere anche adesso, però, sì Angelo, però gradiremmo capire chi si è iscritto dal 10 al 17. C'è chi dà risposta al Consiglio Urbani? Prego, Sindaco. Scusi, io chiedo scusa, ma sono... Questa è una procedura, intanto non è un bando, chiariamoci. La nomina, scusi, perché su sta cosa è nato una grande discussione. Io credo che questo sia stato un atto di trasparenza, poi con tutti i problemi, e posso esserci stati dei disguidi, che adesso lei mi dice non è stato fatto il secondo comunicato, e me ne dispiaccio perché...
purtroppo può non... Io quando facciamo un atto lo comunichiamo, ma utilizziamo tutti gli stessi sistemi soliti. Abbiamo pensato di prorogare quell'atto di una settimana perché mi sembra che proprio era stato comunicato... Non ho sentito. Abbiamo fatto una proroga di una settimana perché i tempi erano così, diciamo così, stretti, che era stato fatto un comunicato, poi è uscito su Facebook, sui giornali, dopo 2 o 3 giorni, dico, diamo gli altri 7 o 8 giorni per far portare qualche altra domanda. Può non piacere, però siccome io credo che questo atto sia stato invece un atto di grande trasparenza, di messa a conoscenza di tutti, con gli strumenti che ci abbiamo, di tutti quelli che potevamo informare, per dire, guardate, c'è sta nomina. E la cosa che mi hanno lamentato tanti è dire, ma scusa, e che senso c'ha che fate un avviso di questo tipo e poi sotto c'è scritto il Consiglio Comunale è sovrano e può nominare chiunque? Perché rimane nella potestà del Consiglio, se stasera il Consiglio Comunale volesse proporre un cittadino lo può fare. Questo è stato un atto in più, per dire ai cittadini, guardate, chi ci avesse delle attitudini particolari, si sente portato, c'ha un'idea di poterlo fare, si proponga, che poi il Consiglio deciderà. E siccome però la nomina spetta ai consiglieri comunali e ai partiti, perché è una nomina politica del Consiglio Comunale, non è una nomina che ha dei requisiti particolari, i consiglieri però per statuto dell'ASP debbono avere delle caratteristiche che sono previste, noi abbiamo prorogato, adesso se vuole sapere quanti sono 5, da quello che mi ha detto adesso, non lo sapevo, sono 5 i cittadini, quanti sono in tutti? 19 sono quelli che hanno fatto domanda, nel secondo periodo se ne sono iscritti 5 persone, 1, 2, 3, 4 e 5. E vuole che dico i nomi? Volete sapere i nomi? Prego. Allora sono Traballoni Adorno, Ferdinando Tiberini, Lanfranco Spadini, Francesco Santini e Fernando Boscaino. Ecco qua le 5 persone che hanno fatto domanda nel periodo, nella successiva proroga. No, non è stato, no, i numeri non lo sapevano. 5. Scusa, ma eccoli qua. Ci sono i protocolli, ma quei nominativi, risco ancora, quei nominativi sono solo indicativi. Quindi il consigliere, i gruppi consiliari che ci vogliono attingere sanno che ci sono dei cittadini che hanno i requisiti previsti dalla ASP e che si sono proposti. Stasera, siccome so che ci sono state discussioni, voi non so se vi siete riuniti solo per questo, ma penso anche per concordare forse qualcosa, ma noi, la maggioranza, questa che siede qui alla mia sinistra, si è riunita con i capigruppo, hanno fatto un incontro, dei partiti, e hanno individuato 2 figure che poi verranno poste alla votazione. Bene, sindaco, altri iscritti a parlare? Prego, consigliere Romagnoli. Grazie, presidente. Io volevo solamente portare un attimo l'attenzione sulla commissione che c'è stata l'altro ieri. Sì. E abbiamo parlato di questo punto e abbiamo fatto presente che adesso il sindaco ci dice è così, di fatto è una scelta politica. Voi sapete quanto noi possiamo essere contrari a questo tipo di scelte e a questo tipo di modalità. Qui stiamo parlando di una casa di riposo per anziani dove a noi disdice proprio la scelta politica, cioè la scelta, scegliere una persona che è vicina al proprio partito, scegliere una persona in base a non so che cosa preferisco non esplicitare. E quindi abbiamo proposto in commissione l'analisi dei vari curricula, quantomeno, no? Nel senso che c'era la possibilità di analizzare i vari curricula, valutare le competenze di queste persone, le esperienze di queste persone e verificare, perché comunque sono persone che dovranno portare avanti un lavoro importante, al di là del fatto che sia solamente, non c'è un compenso effettivo ma solamente un rimborso spese. Comunque è una struttura che accoglie delle persone anziane
che sono in qualche modo la storia della nostra città, quindi sono persone comunque importanti, rilevanti, da gestire e trattare con la dovuta maniera. Io mi aspetto che la dovuta maniera per me significa competenza, e noi avevamo proposto tutti insieme il poter valutare, maggioranza e opposizione, i curricula. Tant'è vero che dalla mia collega Mattioli era venuta anche un'altra proposta molto interessante, che è stata subito bocciata, il fatto di poter chiamare queste persone, perché comunque l'importanza di questi ruoli comunque secondo me richiede un'attenzione maggiore piuttosto che quella di una riunione di partito. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Dato che questa cosa non è stato possibile farla, non abbiamo fatto altro che analizzare i curricula e abbiamo preso informazioni e abbiamo cominciato a vedere qual è la situazione. La situazione oggi della casa di riposo è assolutamente, devo dire, risulta essere risultato di una buona gestione, perché comunque abbiamo visto che ci sono 500.000 euro in cassa, comunque sono stati fatti i lavori, non ha preso soldi magari dal comune o da altre fonti, se non magari che da aziende che sono state contattate. Quindi chi ha gestito sicuramente si è saputo muovere e ha saputo gestire questa situazione nel migliore dei modi. Le persone anziane ospiti della casa di riposo sono molto legate alle persone che l'hanno gestita fino ad oggi, e da qui è venuta fuori una nostra analisi, mi tocca richiamare anche l'opposizione, se no dopo quelli della maggioranza. E siamo arrivati a un'analisi che poi dopo faremo magari al momento della dichiarazione di voto. Questo per dire che non siamo corsi dietro al grillino possibile che poteva essere dentro quell'elenco di nominativi, siamo corsi dietro a quello che potevano essere le competenze. Abbiamo fatto una valutazione, magari abbiamo cercato di farla nel migliore dei modi possibili, abbiamo interpellato delle persone, abbiamo chiesto, abbiamo visto il più possibile, abbiamo cercato di essere obiettivi. Questo io mi aspetterei come atteggiamento da parte di tutti, cioè la scelta politica. Anche Monti è stata una scelta politica, un tecnico, un ingegnere, un dottore, un professore, e poi ci ha rovinato con i risultati che ci abbiamo sotto gli occhi. Molto probabilmente era meglio metterci, che ne so, mio padre, con il concetto del padre di famiglia. Quindi, secondo me, buttiamo un occhio e un attimo di attenzione a queste scelte, buttiamoci alle spalle le scelte politiche, perché secondo me bisogna andare a fare un salto oltre al solito modo di vedere. Cerchiamo di valutare nella corretta maniera il voto che andremo ad esprimere. Grazie. Bene, consigliere Romagnoli. Altri iscritti a parlare? Non ci sono altri iscritti. È pervenuto un ordine del giorno, però non vedo. Sì, intanto se lo distribuiamo da parte del consigliere Romani. Aspettiamo un attimo, intanto lo distribuiamo, così lo illustra.
Prego, consigliere Romani, se illustra l'ordine del giorno. Grazie Presidente. Ma l'ordine del giorno mi sembra abbastanza chiaro. Nasce anche dalla commissione che abbiamo fatto l'altro giorno. Nasce anche da quella stupenda intervista che ha fatto il nostro primo cittadino a TVRS. Nasce da quello che ha riconfermato nella prefazione il nostro primo cittadino, in cui dice: questa ASP non sarà fine a se stessa, avrà questo, avrà questa. Ecco, io questo ordine del giorno va in questa direzione, chiede un po', dà una temporalità a questo percorso, perché la dovremmo lasciare così campata in aria? Diamogli in tempo, c'è ancora da fare il bilancio, ma forse non lega col bilancio, quindi il vice sindaco non credo che possa essere coinvolto in questa storia, non credo che ci siano, sia una questione spese o quant'altro, anzi forse da non prevedere spese per il 2014. Ecco, va in questo senso, niente di più, niente di meno. Grazie consigliere Romani per l'illustrazione. Prego sindaco. Scusi, scrivere così consigliere Romani, lei che ha una conoscenza anche del sociale, scrivere che noi in 5 mesi trasferiamo i servizi sociali all'ASP significa che non ha ascoltato bene l'intervista, non ha ascoltato bene quello che ho detto in commissione, non ha ascoltato bene quello che ho detto stasera. Io credo che questo è un impegno di mandato. Il fatto che noi trasferiamo i servizi, perché ho parlato e guardi che è un impegno che è stato concretizzato già nello statuto, perché nello statuto all'articolo 4 l'ASP in linea con la storia secolare da cui deriva, perché ci sono 2 modi di fare un ASP, uno di trasformazione e è il caso in specie, un'azienda, una cassa di riposo che si trasforma in ASP e un'altra, modello chiamiamolo IESI, in cui si consorziano tanti comuni e costituiscono un'azienda a servizio alla persona. Noi siamo nella prima fattispecie. Quindi, l'ASP, in linea con la storia secolare da cui deriva, persegue lo scopo istituzionale di erogare, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, servizi di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria a favore delle persone che si trovano per qualsivoglia ragione in stato di bisogno, necessità o condizione di non autosufficienza. L'ASP indirizza prioritariamente i propri servizi nel settore dei servizi alla persona e invia prioritari ai residenti nel comune di Fabriano dei comuni dell'ambito 10. Al termine dell'esercizio finanziario coerentemente col carattere non lucrativo dell'ASP, gli eventuali utili conseguiti, ma questa è la parte degli utili, non importa. L'articolo 5. Allo scopo di realizzare le finalità di cui l'articolo 4, l'ASP provvede all'assistenza di persone anziane nella condizione di auto e non autosufficienza prioritariamente attraverso i servizi residenziali erogati alla struttura, attraverso la gestione di una casa di riposo, residenza protetta appositamente attrezzata. Con apposito regolamento verranno fissati i criteri di ammissione degli anziani e non all'interno della stessa. Inoltre l'ASP potrà collaborare con gli enti locali, altri organismi pubblici e privati, al fine di realizzare una rete di servizi sociosanitari e non solo, nel territorio dell'ambito 10. Io credo che questo sia un obiettivo di mandato di un ASP e di un nuovo consiglio di amministrazione che si insedia, non è un obiettivo che si fa in 6 mesi, perché noi abbiamo una serie di servizi complessi gestiti una parte da soli, una parte con privati in appalto e una parte insieme a tutti gli altri comuni dell'ambito territoriale 10, e quindi io respingo questa ipotesi del suo ordine del giorno. Prego consigliere Romani. Ma io solo ci ha letto lo statuto il sindaco, io lo conosco, l'ho letto. Come ho detto, e sono felice, mi avete abituato a ristudiare le cose, quindi le conoscevo quelle. Io ho solamente cercato di far capire che i tempi biblici che dice il sindaco, bene, porteranno no al suo mandato, ma forse lui spera di farne 2, quindi forse alla fine del secondo mandato riesce a poter fare questo. E io non glielo auguro questo. Il secondo mandato, manco il primo è finito, però questo è il dettaglio. E quello invece, questa andava nella direzione di, perché Giancarlo è vero quello che dici tu, la complessità, la non complessità, però se ci cominciamo a lavorare e studiare,
le cose si risolvono. Se poi invece vogliamo arrivare all'allargamento globale, se vogliamo andare al di là addirittura dell'ambito, lo vogliamo fare comprensoriale, ecco, la cosa non nascerà mai. Questo ordine del giorno andava in quella direzione. Ho capito che non interessa a nessuno, o forse può interessare a pochi. Intanto agli atti ci rimane, poi il popolo quando vorrà ricorderà. Bene, consigliere Romani, non ci sono altri iscritti, quindi lo mettiamo in votazione. La votazione è aperta. Arcioni, Mattioli, la votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 6, favorevoli 2, contrari 15, contrari Sagramola, Pariano, Balducci, Crocetti, Pellegrini, Guidarelli, Mattioli, Peverini, Solari, Castriconi, Giordani, Sforza, Girolametti, Malefora, Tavolini, astenuti Silvi, Leli, Urbani, Romagnoli, Arcioni, Rossi. Il Consiglio non accoglie. Una cosa, io erroneamente, siccome stavo, non mi prendeva... Prego, consigliere Meloni. Allora, consigliere Meloni, la mia votazione è no. Bene. Questo non... Quindi, ripetiamo l'esito. Non ce l'ho. Presenti 23, votanti 23, astenuti 6, a posto. Favorevoli 1, contrari 16. Bene, quindi passiamo alla fase della votazione. Vengono distribuite le schede. Ecco, allora ricordo che gli scrutatori nominati sono Tavolini, Girolametti e Leli. Allora, intanto distribuiamo le schede, si parte con la maggioranza. Ricordo che... No, due. Intanto se i consiglieri Tavolini, Girolametti e Leli si avvicinano, così facciamo, iniziamo con le operazioni di scrutinio. Consigliere Girolametti, consigliere Tavolini e consigliere Leli, se si avvicinano così, ecco. Dopo.
Se si avvicina al microfono, consigliere, così lo dice a microfono acceso. Santini, governatori. Santini, Francesco, governatori Venanzio. Santini, Francesco, governatori Venanzio. Santini, Francesco, governatori Venanzio. Santini, Francesco, governatori Venanzio. Santini, governatori. Santini, governatori. Santini, Francesco, governatori Venanzio. Santini, Francesco, governatori Venanzio. Santini, Francesco, Corrieri Elvio. Santini, governatori. Santini, Francesco, governatori Venanzio. Santini, Francesco, governatori Venanzio. Santini, governatori. Bene, è terminata la fase di scrutinio. Ecco, adesso se ripassa la cassettina dalla minoranza, così facciamo votare pure la minoranza. Iniziamo con lo scrutinio della minoranza, prego. Elvio Corrieri. Giampaolo Ballelli. Ballelli Giampaolo. Ballelli Giampaolo. Mencarelli. Mencarelli. Bianca. Ballelli. Elvio Corrieri. Quindi un attimo, arriva il verbale per proclamare gli eletti. Qua che c'è scritto hanno partecipato 15. Sì. Bene, quindi andiamo a leggere il verbale della votazione. Allora, per i due componenti di maggioranza hanno partecipato al voto 14 consiglieri, hanno riportato voti Santini
14, governatori, 14, questo per quel che riguarda la maggioranza. 13, c'era Corrieri. Ah, perfetto, scusate, sì, infatti. Allora, 14 Santini, 13 governatori, 1 Corrieri. Per il componente di minoranza hanno partecipato al voto 9 consiglieri, Ballelli 4, Corrieri 2, Mencarelli 2 e una bianca. Preso atto dell'esito delle due distinte votazioni, proclamo eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione della ASP Vittorio Emanuele II i signori Santini Francesco, governatori Venanzio e Ballelli Giampaolo. Quindi mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. Sì. La votazione è chiusa. Presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 21, contrari 2. Contrari Romagnoli e Arcioni. Il Consiglio approva. Passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno. La proposta è la numero 153 del 24 luglio 2013, ovvero tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES. Approvazione piano economico, finanziario, tariffe e scadenze pagamento 2013. Illustra l'assessore Tini, prego. Allora, grazie Presidente, ma io penso che, come i consiglieri hanno avuto modo di vedere, l'amministrazione ripresenta l'atto che era stato oggetto già di lunga discussione nell'ultimo Consiglio Comunale, apportando chiaramente quelle piccole correzioni di carattere, diciamo, di scrittura, di carattere di refusi di scrittura, che invece fare gli emendamenti, che erano stati anche oggetto di emendamenti. Io, anche se questo è un nuovo atto, ma perciò è come se parlassimo per la prima volta di questo argomento, anche per correttezza, per non starci a prendere in giro tutti quanti, ritengo che non sia necessario fare una lunga illustrazione. Dirò le motivazioni per le quali abbiamo ripresentato l'atto. Io ho letto, ho ascoltato in questi ultimi giorni tante cose sui giornali, sulle radio, cose che veramente mi hanno fatto un po' accapponare la pelle, perché qui io ho un'impressione che non è che non si è capita la tassa, non si vuole capire. Questa TARES, che sia una tassa che fa rabbrividire, siamo tutti d'accordo. Però non possiamo neanche dire mi fa rabbrividire, io non l'applico, perché non si può fare, noi siamo in uno Stato di diritto, le leggi vanno applicate nel miglior modo possibile. Come non si può dire che si confonde il regolamento col piano finanziario. Noi abbiamo fissato le agevolazioni, le deduzioni e quant'altro con il regolamento che è già stato approvato 15-20 giorni fa. Il piano finanziario è un'emanazione del regolamento dove obiettivamente, io penso questo l'abbiamo capito tutti, diventa difficile fare molti emendamenti. Perché diventa difficile? Questo è una somma, un totale ripartito in un certo modo, più o meno discutibile. Non è che le risorse che uno mette in più o mette in meno, no, se metti in meno bisogna finanziarle col bilancio, se metti in più si possono o si potrebbero utilizzare per altre cose, perché alla fine il totale deve essere quello. Io questo penso che sia ormai acquisito questo fatto, perché veramente altrimenti qui significa che noi un mese e mezzo che stiamo parlando a vuoto, che non si vuole capire come funziona il giocattolo.
La materia sarà complicata, per carità, però io penso che chi siede su questi banchi, tutti quanti abbiano capito come funziona il discorso. Io pertanto cosa devo aggiungere su queste cose? Dico che io mi auguro che questa tassa non verrà mai applicata, come sembra che sia. La maggioranza, ho visto che i capigruppi, ma dopo il sindaco magari illustrerà lui, i capigruppi di maggioranza hanno presentato, giustamente, dico io, un ordine del giorno per quanto riguarda questo piano finanziario, che io condivido perfettamente, giusto? Per quanto riguarda tutti gli altri discorsi che si sono stati fatti, io sinceramente ho difficoltà stasera a riprendere tutto per fila e per punto. L'altra volta mi sembra di aver capito che ho parlato circa tre quarti d'ora. Voglio anche aggiungere una cosa, così vediamo di poter essere più spediti. È vero che la banda di oscillazione arriva fino a 85, è tutto vero. È vero che si fa da 50 a 85, è vero che l'amministrazione ha fatto 70, ma 70 già come di coefficiente fisso, come già stato spiegato 25 volte, è un risultato che ci si è arrivati per step, ossia si è fatta una serie di proiezioni. È pure vero che in via teorica si poteva anche diversificare il coefficiente 70, 75 fino a 85. Sarà tutto vero. Però qui l'amministrazione di questo comune, che ha fatto l'amministratore pubblico, penso che mi può capire meglio, ha fatto una scelta di carattere politico. Quello di dire: io non ho a monte, negli atti d'ufficio, elementi che mi permettono di spiegare a chi me lo potrebbe chiedere le motivazioni perché è stato fatto uno in un modo, uno in un altro, uno in un altro ancora. Vorrei ricordare che la legge in sé diversifica i coefficienti fra varie categorie merceologiche. Non è che, perciò noi era un'ulteriore diversificazione che andremo a fare. Noi, come già abbiamo detto l'altra volta, lo ribadisce i capigruppi maggioranza con l'ordine del giorno, ma lo dico anch'io, noi una volta che entreremo in possesso dei rifiuti realmente prodotti e di elementi che ci potranno permettere di diversificare in maniera però documentata, in maniera seria, se questa tassa, nella sciagurata ipotesi che dovesse rimanere o dovesse essere confermata per il prossimo anno, noi ci rimetteremo le mani. Ma ci rimetteremo le mani quando avremo acquisito tutte le informazioni necessarie. Dico questo senza far polemica con nessuno, perché se noi fossimo stati in TIA, queste informazioni ce le avevamo. Oggi, non essendo in TIA, noi non abbiamo nulla, perché passiamo direttamente, l'abbiamo detto 20 volte, da Tarsu a Tares. Questa è la scelta politica che ha fatto questa amministrazione. Io mi sarei aspettato, sinceramente, che gli emendamenti fossero stati fatti sulle agevolazioni e sulle deduzioni, sul regolamento. Lì c'era un discorso aperto. Non è che noi veniamo qui dentro con un documento chiuso o non siamo aperti. Io ho sempre detto nelle commissioni, ossia, noi abbiamo fatto una serie di agevolazioni, per esempio perché una famiglia vive da sola. Qualcuno poteva proporre, facciamo anche un'altra agevolazione perché c'ha 5 persone. Era legittimo farlo, il Consiglio non è che è blindato questo, ma quello lì andava fatto in sede di regolamento, non in sede di piano finanziario. Qui bisogna che noi ci capiamo quando... E no, bisogna che qui ci capiamo. Oggi noi dobbiamo solamente approvare un monte economico ripartito fra varie tipologie, utenti, domestici, non domestici e quant'altro. Perché il regolamento, vorrei ricordare, che è stato approvato già da tempo, e tant'è vero che pare che già sta sul sito anche del Comune, e tant'è vero che noi questa roba che discutiamo questa sera, poi la reale applicazione non è domani mattina, se verrà applicata, ma verrà applicata a dicembre. Se verrà applicata, se nel frattempo, come sembra, che non salti tutto e si faccia una nuova tassa che assorbe sia la Tares che l'IMU, come sembra che sia. Però noi dobbiamo andare avanti, ossia non possiamo dire non famo niente, aspettiamo, siamo arrivati a settembre tra poco, cioè agosto non si fa niente. Se non facciamo questi atti non si può fare il bilancio. E fare i bilanci il mese di settembre, lo dico a voi qui, è demenziale, perché significa non amministrare. Significa non amministrare. Noi siamo ormai 2 o 3 anni qui, 4 anni, che qui i bilanci non li fanno fa più.
un po' di ritardo, perché a febbraio, marzo, aprile, passi pure, ma io penso che settembre sia un record. Tra poco il bilancio si assomma alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento finale, faremo tutto insieme, non lo so che cosa faremo. Allora io veramente faccio un appello al Consiglio Comunale di permetterci di andare avanti e fare tutti gli atti necessari per dotare questo comune di uno straccio di bilancio, altrimenti siamo completamente ingessati tutti, maggioranza e minoranza, perciò non amministriamo proprio per niente nessuno, potremmo stare a casa tutti quanti. Perciò fa tante polemiche sul piano finanziario, anche il discorso dei costi, che mi pare emerso, il numero dell'utenza, ma per carità, io forse mica qui è Vangelo, sa. Questa è una programmazione, una previsione su dati forniti da Ancona Ambiente, tutto da verificare, e mica io ci metto la firma sotto, perché qui noi ci abbiamo acquisito queste informazioni, è ufficiale, firmare, ma... non è che uno ha scatola chiusa. Noi oggi non abbiamo gli strumenti per fare niente, non posso neanche contestare, perché non sono in grado di farlo, gli uffici non sono in grado di farlo. Io vorrei che si capisca questo discorso, perché altrimenti veramente, dopo che se i compitini sono semplici, i compitini sono difficili, ognuno fa il compitino che ritiene che può fare, io forse lo farò semplice perché forse le mie capacità saranno scarse, però non posso fare cose che secondo me sono fuori dalla logica o sono fuori dalle leggi, perché le leggi vanno rispettate, non è che uno può dire io non la rispetto perché c'è il commissariamento. Non so se allora se uno vuole fare il commissariamento di questo comune, noi non facciamo nulla, non applichiamo la TARES, facciamo il commissariamento. Siccome noi il commissariamento non lo vogliamo fare come maggioranza scaduta dalle elezioni, noi andiamo avanti, va bene? E andiamo avanti nel modo che abbiamo detto di fare, che è un modo, non sarà perfetto, sarà opinabile, sarà discutibile, comunque mette un punto fermo che si può sempre rivedere. Non è che questo è Vangelo. Io questo che volevo capire, anche perché qui si è fatte delle polemiche artificiali che non hanno, secondo me, avuto molto senso, che poi faccia schifo. Ragazzi, ti pare che a noi ci gusta? Sembrerebbe che qui l'amministrazione comunale di Fabriano abbia il piacere di vessare i cittadini. Quando noi siamo obbligati a applicare una legge nazionale dove i comuni hanno pochissimo margine di manovra. Abbiamo fatto l'ordine del giorno de Rossi, l'abbiamo approvato tutti e che lo condividiamo. L'ordine del giorno che adesso il sindaco poi illustrerà, penso lo condividiamo, ma d'altronde questo non significa non fare nulla, perché noi non possiamo non fare nulla. Che poi disquisiamo se la legge del 2011 permette anche senza giustificazione di fare 85, 80, 70, è di lana caprina, questa è demagogia, perché sì, è demagogia, perché noi, chi gestisce, tu dopo parli tu. Consigliere Paverini, parla dopo, si scrive e parla dopo. Chi gestisce la pubblica amministrazione deve avere un comportamento che deve mettere in sicurezza la pubblica amministrazione verso l'esterno, verso chiunque. Noi non siamo l'amministrazione delle banche, qui siamo passati all'amministrazione delle banche, penso, o dei grandi magazzini, guarda un po', ma ci vuole una bella faccia a farlo. Qui si dicono le stupidaggini, qui si è detto pure che i soldi in più delle banche andavano per finanziare Fabriano Estate, si è detto pure che serviva i soldi in più per andare a finanziare i bagni pubblici. Ma ragazzi, ma chi dice queste cose fa una totale disinformazione verso i cittadini, totale disinformazione, che veramente fa perdere di credibilità l'istituzione comune. Qui dobbiamo essere seri tutti. Noi per carità non saremo impeccabili, avremo fatto degli errori, per carità. Però sull'impianto complessivo, cari amici, non ci sto, perché io ho sentito delle cose veramente che mi hanno fatto un po' accappanare la pelle, perché non si può fare certe affermazioni. Perché il cittadino che sente, con la confusione, purtroppo le manutenzioni non siamo messi bene. I cittadini si lamentano perché questa città non è che sia perfetta sotto l'aspetto delle manutenzioni, siamo consapevoli, ma se continuiamo a non fare il bilancio, se continuiamo a disinformare i cittadini dicendo delle cose che non sono vere, non è che facciamo un gran servizio alla cittadinanza. Perciò l'impegno di questa amministrazione è che una volta acquisite tutte le informazioni necessarie si potrà fare quello che voi 10 giorni fa, quando era, avete tutti quanti. Oggi non ci sono le condizioni tecniche e politiche, dico io, per poter fare questo tipo di lavoro. Per il momento mi fermo qui. Bene, assessore Tini, iscritti a parlare il consigliere Rossi, prego. Beh, ascoltando
le parole dell'assessore Dini, io ho provato un po' di ribrezzo, ma ho provato un po' di ribrezzo per il mio ruolo di consigliere comunale che sto qui. Allora, innanzitutto, quando mi si presentano il regolamento e il piano finanziario come atti separati, io posso intervenire sul regolamento e sul piano finanziario. Detto questo, noi, l'altro consiglio comunale, abbiamo fatto, consigliere Perini ha presentato un subemendamento ad un mio emendamento, per andare a spostare un coefficiente, cosa che la legge ce lo permette. È una cosa che noi possiamo fare. E questo ce lo dobbiamo mettere in testa, perché qui se no sembra che quello che ci dice l'assessore sia tutto vero, invece di quello di cui parlava l'assessore, una grandissima parte delle cose tradotte significavano: cara maggioranza, questo è il lavoro che abbiamo fatto noi negli uffici, l'altra volta alcuni dei vostri consiglieri, dei nostri consiglieri comunali non ce l'hanno votato, stavolta ve lo ripresento identico e porca puttana ce lo votate. Questo era il riassunto di quello che diceva il consigliere Tini. Dato che io il cervello mio all'ammasso, per come sono fatto, non ce l'ho mai portato, ritengo che se è stata fatta una scelta politica dal Consiglio Comunale di Fabriano, che era di aumentare la tassazione riferita alle banche, perché era questa, con tutti i crismi di legge che sono stati permessi, e sì, ovviamente costituzionali, io quello che chiedo è: la vogliamo rispettare la volontà di questo Consiglio Comunale, oppure che liberamente ha scelto, oppure no, perché adesso l'assessore, il dirigente, gli uffici se sono tutti straniti, dovevano rifare il piano finanziario, hanno ripresentato lo stesso piano finanziario. Allora una volta il voto nostro vale in un modo, la volta dopo il voto nostro non vale più niente? Passa un emendamento, si ritira l'atto, i consiglieri come si comportano nel momento in cui l'emendamento verrà ripresentato, lo stesso emendamento? E non c'è una forza di legge che oggi ti condanna, è un processo alle intenzioni quello che vai a fare. Perché aumentare quel KD maledetto, quel coefficiente, come hanno dimostrato benissimo i consiglieri del Polo 3.0, è fattibile, è possibile. Allora io mi chiedo, rispetto a una pizzeria che paga 16 euro al metro quadrato, una banca ne paga 1,5. Vogliamo andarci a mettere le mani su questa questione anche per dare un segnale ai cittadini? No, dopo che i cittadini vi dicono siete l'amministrazione delle banche. Questo è sciocco pensarlo. Però in questo momento qui, perché non andare a prendere i soldi dove realmente ci sono i soldi? E lo possiamo fare. E il Consiglio Comunale Fabriani, in realtà questo, caro Presidente, rivolgo a lei in primo luogo, l'ha già deciso, l'ha già deliberato. E non ci sono gli artifici della politica e l'assessore all'ultimo momento ritira il piano finanziario, poi fa passare 2 settimane, ricompatta la maggioranza e ritorna. Quell'emendamento è passato, quella volontà politica è stata decisa. E se qui oggi si va contro quella volontà politica, si va contro a quello che è espresso il Consiglio Comunale. Ripeto, per quale motivo? Perché l'assessore Tini ha passato la salsiccia alla maggioranza. Bene, consigliere Rossi. È iscritto a parlare il consigliere Peverini, prego. Beh, l'assessore Tini, come al solito, ha cercato in qualche modo di raccontare la sua visione, non come sono andate realmente le cose. Premetto, perché a differenza magari di altre persone, mi assumo la responsabilità di quello dichiarato a Radio Gold e mi assumo la responsabilità di aver dato un dato sbagliato, di aver detto una cosa sbagliata. Era alle 7:30 di un venerdì sera, dove ero stanco, ritornavo da una giornata di lavoro. Poi abbiamo visto tutti gli articoli sulla stampa, i quali chiaramente spiegavano l'intento dell'emendamento e cosa prevedeva questo emendamento. Mentre ho visto sulla stampa, in realtà il giorno dopo l'ultima seduta consiliare è uscito che era stato tutto approvato, il piano finanziario, tutto ok. Beh, come vede, assessore Tini, sbaglia la stampa in un lato, sbaglia la stampa o l'informazione certe volte in un altro lato. Quindi, però andiamo alla sostanza, non voglio polemizzare. Poi se me lo consentite, alla seconda seduta consiliare, io me lo potrò permettere di sbagliare. Magari lei dall'85 che sta qua, forse sicuramente tra qua, là, là, i vari anni posti, è sempre quelle le posizioni. E il prodotto non cambia, grazie Urbano. Quindi pertanto penso che... poi vedo che escono dati, escono numeri sulla stampa. Bene, voglio ricostruire comunque concretamente la situazione. E mi aggancio a quello che ha detto Emanuele Rossi. E chiedo una cosa, vorrei una risposta immediata.
Che cosa avete cambiato del nuovo piano, piano finanziario rispetto al precedente? Mi potete rispondere adesso sia il sindaco che l'assessore Tini? Prego, assessore. No, lei non mi sta a sentire, però. Ho detto che l'uniche modifiche... Ho chiesto, infatti non ho capito. Io ho chiesto se poteva, cortesemente. Non l'ho capito, se cortesemente me lo chiarisce, non l'ho capito. No. Che significa? Scusate queste modifiche tecniche. Se sono modifiche tecniche... 1131 e 083. 1131 e 083. 383 e 131. Lei ha fatto gli emendamenti vostri, era su te. Ok. Qui avete capito voi che cosa ha cambiato? L'avete capito? Io non l'ho capito. Avete cambiato solo quello? Avete cambiato solo quello? Sindaco lo conferma che ha cambiato solo quello? Lo cambia. Bene. Cari cittadini, non ha cambiato solo quello nel PEF, ma ha omesso di scrivere tre belle righe che erano la sostanza dell'emendamento. Ovvero, precedente piano, PEF diceva chiaramente, se, e qui nasce se è legale oppure no, a portare questo coefficiente KD all'85%, ovvero, perché ti si capisce, una volta è legale, una volta non si può, una volta mi ha detto è la scelta politica, ma noi non possiamo fare niente, ma la minoranza non capisce, riporta dati sbagliati. Bene, il precedente PEF, caro Tini, caro sindaco, che anche lei l'ha confermato, diceva chiaramente, cosa che non è più riportato nel precedente PEF, perché dava fastidio, quindi pertanto per me può essere già chiusa qui questa posizione, riportava, secondo le linee guida del Ministro dell'Economia, i valori dei coefficienti KC e KD, calcolati come risultato il coefficiente minimo, aumentato una percentuale che può essere inferiore o uguale all'85% della differenza tra valore massimo e il minimo. Bene, cari cittadini, questo è il calcolo che avevo fatto in precedenza. E chiarisce in particolar modo, possono essere utilizzati senza una specifica rilevazione dei coefficienti produttività. Bene, assessore, questo significa che non è necessario fare i rilievi di quali sono le consumazioni, quindi al prossimo anno andare a fare le diversificazioni, perché questa norma è prevista proprio perché ha già la base, la legge nazionale diversifica diverse categorie produttive, e l'emendamento quindi, per colmare queste lacune determinate dalla legge nazionale, o meglio, queste diversificazioni non giustificabili, come il caso banche, è prevista la possibilità di aumentarlo sino all'85%, senza motivazione. Che cosa avete fatto voi ingenuamente, dico furbescamente, non ingenuamente, perché ingenuo sono io? Che avete fatto? Ripresentano il PEF, bene, lo presentano omettendo queste belle tre righe, forse dimenticandosi, non lo so, ma mi sembra che, non lo so, sembra tutto normale, questo è il modo di operare, questo è un modo di scrivere, è un refuso di scrittura, e non ci sa più. Io, se andate a vedere a pagina 3 del PEF, confrontate, cari cittadini, i due piani finanziari, vedrete che le tre righe non ci sono più. Adesso io devo capire il motivo di questa omissione, perché sinceramente, siccome tutto lì si fondava l'emendamento, non lo riesco proprio a capire. Penso che se uno si vuole fare una lettura del piano finanziario capisce qual è la norma che prevede la possibilità di aumentare l'85%, perché è consentito fino all'85% senza motivarlo, pertanto è libertà dell'amministrazione di farlo, come l'ha detto l'assessore Tini, perché tra le righe una volta lo dice e una volta lo smentisce. E che dire? Poi dice, esce un bel dato anche sulla stampa, 20.000 euro incide. Questo emendamento inciderebbe, questi dati che ogni volta si susseguono senza averne contezza, almeno io, 20.000 euro. Ma 20.000 euro, se il pericolo di un ricorso alle banche, premetto che 20.000 euro andranno ripartiti fra i diversi istituti di credito, e magari chiedo all'assessore Tini, quanto sarà l'incidenza tra i singoli istituti di credito fabrianesi, visto che il totale è 20.000, quindi 20.000 andrà ripartiti fra le singole banche. Quanti sono gli istituti fabrianesi? Quanto ogni singolo istituto dovrà contribuire a questi 20.000 euro? Beh, non penso che una banca dovrà contribuire 2, 3, 400 euro, andrà a fare un ricorso, ripeto, non legittimato in quanto è previsto dalla legge, e lo prevede benissimo, fino all'85% senza motivazione, e i rilievi non sono necessari, i rilievi di consumo non sono necessari per aumentarlo fino all'85%, sopra l'85% sono necessarie la motivazione e la diversificazione sulla base di quello che verrà prodotto di rifiuti.
Pertanto, se ciò si poteva, bene, chiariamo ai cittadini, non prendiamo le interviste o gli scritti sulla stampa, che poi sono stati ben chiari per quanto mi riguarda, e riconosco quello che ho detto poi a Radio Gold e lo accetto, per carità. Ma stiamo parlando di 20.000 euro che si poteva tranquillamente inserire, che andava sicuramente a favorire qualche altra attività già gravata dalla TARES e gravata dalla situazione economica. Questa è una scelta politica, ditelo chiaramente, senza né se né mai, né. E la prossima volta riportate tutto sul testo, perché altrimenti mi sembra sta a fare i giochetti, mi devo portare le copie, perché confrontare con le righe se sono uguali oppure no. Se questo è il modo di operare un'amministrazione seria, alquanto lacunosa. Grazie. Bene, consigliere Peverini. Consigliere Peverini, lei ha ragione. Se quelle che ho chiesto, siccome ha ragione il consigliere Peverini, se ci sono tre righe che mancano, le tre righe vengono immediatamente reinserite. Presenteremo un emendamento. Prego, consigliere Arcioni. No, scusi, presidente. Se le regole valgono per tutti quanti, valgono anche per il sindaco. Quindi non si alza e accende il microfono e parla. Lei le dà l'autorizzazione e lui parla. È stata chiamata in causa l'amministrazione, quindi ha tirato. Lei le dà l'autorizzazione e fosse un fatto personale. Lei le dà l'autorizzazione e lui parla. E infatti dopo ho dato l'autorizzazione. Valga per tutti quanti, certo. La cosa. Prego, consigliere Arcioni. Allora, io credo che questa vicenda, adesso per carità, tutti quanti noi stiamo facendo gli interventi, ma la tristezza di questa procedura penso che ci attanaglia un po' tutti quanti. D'altronde io mi sono segnato qui una frase che poco fa ha detto il vice sindaco Tini, che lui questa vicenda della TARES, che voglio ricordare perché forse Nettini né altri che campano gli stipendi pubblici sanno quello che significa per una famiglia o per qualcuno che ha un'attività arrivare alla fine del mese. E poi vorrei capire se è così convinto che questi soldi che va a chiedere alle famiglie fabbrianesi poi entreranno effettivamente in comune e all'attività. Io spero per i conti dell'ente sì, ma sono un po' scettico. E la frase che riassume tutto il procedimento del nostro vice sindaco è quella che ha detto poco fa, dicendo il totale deve essere questo. Cioè, noi stiamo parlando di un periodo storico difficilissimo per le famiglie, per le imprese e soprattutto per i piccoli imprenditori, commercianti, artigiani. E il vice sindaco ci dice il totale deve essere questo. Poi all'inizio dell'intervento ha detto: mi ha fatto rabbrividire gli interventi che ho sentito da parte della minoranza alla radio, sui giornali. A me, vice sindaco, mi ha fatto rabbrividire più un'altra cosa, perché degli uccellini ci hanno detto che lei, alquanto alterato, nel tempo ha fatto sorte di minacce agli organi di stampa. A noi qualcuno ci ha detto state attenti a Tini. Tant'è vero che mi sono chiesto se sono un cittadino del comune di Fabriano o di Casal di Principe, perché la cosa mi ha destato un'inquietudine profonda, devo dire. Però faccio riepilogo di tutta questa vicenda TARES, perché allora innanzitutto voglio sottolineare che mi sarebbe piaciuto, è vero che è una vicenda amministrativa, stiamo parlando di conti, però mi sarebbe piaciuto sentire un intervento dell'assessore di riferimento, l'avvocato Alianello, che magari ci poteva dire perché il comune di Fabriano, per gestioni approssimative storiche dei rifiuti, si è ridotta a dover fare questo piano disgraziato di queste tariffe. Perché credo che anche l'assessore sappia che se il Comune Fabriano aveva applicato storicamente la tariffa puntuale, noi venivamo fuori da questa storia in maniera più decente. Però storicamente questo non è stato fatto, mi sarebbe piaciuto una cosa, perché io credo che non bisogna mai rinnegare il passato se uno ci crede, però a volte è come quando ho sentito il sindaco sul gemellaggio, cioè mi sarebbe piaciuto che il sindaco avesse detto
scusate, è stata una cagata, l'abbiamo fatta, non c'è avuto un senso, va bene, però andiamo avanti così. Quindi partiamo, la gestione approssimativa storica del rapporto con l'azienda che eroga il servizio, che è ancora ambiente, l'abbiamo sempre detto, un baraccone fuori a qualsiasi controllo, e noi in queste tariffe scontiamo anche questo, il fatto che come ente non abbiamo avuto mai una gestione virtuosa nei confronti di questo che è uno dei baracconi politici, che noi continuamente chiediamo di uscire da queste logiche, ancora ambiente, multiservizi, con la logica dei consorzi dei comuni montani. Spero che prima o poi il sindaco e la giunta inizi questa procedura. Ancora una volta sbagliamo soggetto quando facciamo le tariffe. È vero che è una cosa che è imposta in qualche modo dal governo, però come quando abbiamo fatto il consorzio con la multiservizi, dove noi comunque come bacino idrografico diamo qualcosa come l'85% della risorsa idrica, però il comune di Fabriano pesa il 4,53, Senigallia al 17, ancora al 34, no? Quando il soggetto era l'acqua, quindi non erano un numero di abitanti. E ancora qui, sui rifiuti, commettiamo lo stesso errore, perché il discernere della tariffa non dovrebbe essere quella sui componenti familiari, ma sulla produzione effettiva dei rifiuti. Io posso essere una famiglia estremamente virtuosa e produrre molto meno rifiuti di un single. Questo non si è fatto, il vice sindaco dice che non si può fare, e va bene così. È chiaro poi l'ultima riflessione importante, che con questa impostazione, noi l'abbiamo fatto notare anche all'interno delle tariffe che il vice sindaco ci ha dato, che questa è la mazzata definitiva al commercio di vicinato. Cioè, noi con questa tassa facciamo chiudere il commercio di vicinato, quello che a noi sta a cuore, all'ente no. Voglio ricordare che la grande distribuzione a Fabriano la sera, gli incassi partono per la Germania, per l'Emilia Romagna e per la Francia, e non rimane una lira qui a Fabriano, e noi con questa tassa pensiamo bene a un ortofrutta di fargli pagare 11,07 euro al metro quadro, e un in ipermercato 2,30 euro. Adesso magari poi le logiche qualcuno prima o poi ce le spiegherà. Io rimango dubbioso che con questa operazione, è vero che il conto e la serva alla fine per l'amministrazione porta, però io vedo estremamente dura che il Comune Fabriano nei prossimi mesi possa incassare questi soldi. Io credo che relativamente all'IMU e alla TARES ci saranno dei buchi di pagamento impressionanti. Noi stiamo andando verso un autunno piuttosto che una fine anno, io non voglio dire caldo, io voglio dire rovente. Voi non avete la sensazione della condizione delle famiglie italiane e di anche quelle fabrianesi. Io credo che se non incominciamo ad operare pensando a trattare caso per caso, verificando lo stato di salute della nostra comunità, perché altrimenti, signori, non ne veniamo fuori. È troppo semplice, e qui faccio un appunto anche ai nostri dirigenti e alla nostra dirigente: io voglio pagare come comunità una dirigente che non faccia il conto della serva, che faccia un'attività funzionale a non far portare i conti all'ente, ma a far portare i conti alle famiglie. Qui bisogna che iniziamo a tirare su le palette e a dire perché a Fabriano siamo ridotti così e dovremo pagare queste tariffe TARES, perché i motivi li ho sintetizzati, diciamo, all'inizio di questo intervento. Ecco, io ripeto, siamo assolutamente contrari a questa impostazione, a questo tipo di tariffe. Abbiamo dimostrato carta alla mano con un emendamento che logicamente era una provocazione, però quelle sono tariffe che un comune a 10 km da qui i cittadini pagano. E a me non mi importa se il vice sindaco mi dice: ma sì, ma quel comune è passato dalla Tarsu alla TIA e poi dalla TIA. Io so soltanto che i cittadini del comune di Sassoferrato pagano degli importi che sono notevolmente inferiori a quelli dei cittadini del comune Fabriano. Fra l'altro con un'ulteriore integrazione, perché i cittadini del comune di Sassoferrato hanno anche l'opzione di portare il materiale al centro ambiente, dove viene pesato e viene dato un punteggio
che viene stornato poi a fine anno dalla bolletta. Grazie. Bene, prego, consigliere Romani. Consigliere Romani, senta, lei prima mi ha consegnato un documento. Un appello. Ecco. Beh, l'appello lo faccio anche adesso. Intanto ecco, è quello che le stavo per chiedere. No, cioè, io non so come classificarlo, quindi ecco. Intanto l'ho lasciato, perché lei l'altra volta giustamente mi ha rimproverato che diventava un molto colloquio risposta. 2, allora io il colloquio 2 lo evito, faccio un appello. Benissimo. Lo leggerò dopo, ovviamente confido in quello che ho detto, che ho scritto. Ecco, bene. Confido. Adesso però, se prima volevo un chiarimento tecnico, no, politico, nel senso, dopo, nell'intervallo fra la presentazione, al sindaco ovviamente, fra la presentazione, fra il ritiro del documento e la presentazione di questo documento, per puro caso, con le associazioni, con quelle, no, c'è stato un contatto, in quanto l'altra volta loro contestavano il fatto che non erano, qui era stato detto, forse capito male più che detto, male, capito male noi, che erano stati ascoltate tutte le categorie, poi le categorie scrissero che non era vero. In questo frangente, quelle categorie che non erano state ascoltate sono state ascoltate? Questa è una risposta che è politica, se me la può dare dopo, avanti. A dopo, alla questo. Fine di tutto poi. Alla fine di tutto. E no, perché ci scordiamo dopo, hai capito? Allora, non è, no, ma era niente, abbiamo preso atto che è stato ripresentato lo stesso documento. Beh, dopo qualcuno ha lavorato, il Cesello ha lavorato bene, no, ha tolto, però adesso presentiamo l'emendamento, perché giustamente si dice, no, che c'è sempre qualcuno che poccia la coda, e ovviamente in questo caso è la minoranza. Fortunatamente ci sono dei giovani che interessati, ai quali piace studiare più, ancora più degli altri, e si accorgono anche delle, beh, di queste furbescherie che penso si poteva fare comodamente a meno, vice sindaco Dini. Ah, non abbiamo fatto, e sarà stato comune Sassoferrato, e che te devo dire allora? No, beh, messa così, Angelo, io la vedo un po'. Beh, vabbè, qualcuno l'avrà pur legge, o se firma così, va bene, ok, le indennità si prendono, e giustamente, che va a legge. Però, visto, dato per scontato questo, ripresentato lo stesso documento, prendo atto che quelle fesserie che avevo scritto io l'altra volta, che non sono state discusse perché purtroppo è stato ritirato il documento, tra l'altro fesserie alle quali che Angelo in un pulparelli ti aveva anticipato, no, fesserie del fatto, una fra tante, che c'è, se io, ma sicuramente a questo punto ho sbagliato a fare i conti, però avendo, se i miei conti vanno bene, c'è 250.000 euro circa in più, ma questo sicuramente non sarà così, perché se avete presentato lo stesso documento, però gradirei, Presidente, che ciò, io c'è un ordine del giorno in tal senso, vorrei la verifica che quella cifra richiesta sia la cifra che risulta dal documento presentato. Perfetto, per cui ecco, prendo atto di questo, e adesso, onde evitare il batti e ribatti dell'altra volta, leggo l'appello che ho consegnato al Presidente. Nel rispetto della trasparenza delle attività amministrative e perché si possa esprimere un voto pienamente consapevole, chiede il sottoscritto che le astratte formule matematiche vengano riempite con i dovuti dati numerici, previa spiegazione di come tali dati siano stati calcolati, quantomeno per quel che riguarda calcolo della quota fissa delle utenze domestiche, calcolo della quota variabile delle utenze domestiche, calcolo della quota fissa delle utenze non domestiche, calcolo della quota variabile delle utenze non domestiche,
Ho aggiunto anche il calcolo della tariffa per il primo anno di applicazione. Questa, non so, può essere anche una fesseria, non so se dovuta. Perché chiedo questo? Perché io alcuni conti me li sono fatti, altri non li posso fare, perché giustamente, come ci ha detto l'altra volta la dottoressa, ci sono da inserire dei numeri, delle cifre, che solo l'amministrazione è in conoscenza. E siccome giustamente il vice sindaco Dini ha detto noi al 0,70, al 70% di quella roba del K, dei K ci siamo arrivati perché abbiamo fatto delle proiezioni, ritengo che sia cosa da poco rispondere a quello che ho scritto, perché le proiezioni ne avremmo fatte una tonnellata. Però ecco, io queste le graderei scritte, penso non solo per me, anche per fuori, no? Perché il sindaco non ci crede, però quei 20.000 euro di cui parlava Dimitri non fa del bene solo alla città o alla minoranza, ma fa per bene anche per quel mandato ancora che vorrebbe fare Sagramola, perché quantomeno dà un senso politico a determinate cose, e questo lo ribadisco, confidando nel suo alto senso di rispetto e responsabilità nei confronti del Consiglio Comunale e dei cittadini tutti. Perché io ho apprezzato molto l'altra volta quando la dottoressa ci ha dato come è stato calcolato lo 0,70, eh? Ritengo che sia doveroso sapere anche come è stato calcolato questo. Resto in attesa di quanto richiesto. Ovviamente io, ecco, confido in lei, Presidente, che questa roba arrivi prima che si vada alla votazione. Poi, man mano, con l'ordine del giorno, poi se ne parlerà più avanti. Mi fermo qui perché sennò diventa... Ah no, la risposta del sindaco viene alla fine? Intanto se fa una copia dell'appello lo dà, ecco, a chi poi piano piano rispondono a tutte, dopo. Anche perché c'è pure il consigliere Alianello che poi vorrà rispondere al consigliere Arcioni, quindi seguiamo la fila. Consigliere Romani, lei ha terminato con l'intervento? Benissimo. Bene, andiamo avanti, prego consigliere Urbani. Presidente, grazie. Io prima di esprimere un intervento vorrei chiedere un parere al segretario comunale, nel senso che gradirei sapere se il documento votato l'altra volta, l'emendamento votato l'altra volta, approvato dal Consiglio Comunale, può essere non considerato riproponendo lo stesso atto? Io, lei che è il segretario, mi deve dire se un emendamento approvato dal Consiglio Comunale può essere disatteso. Dopo faccio l'intervento, però io volevo... Perché, Presidente, mi viene in mente una cosa, no? Aspetta un attimo, mi viene in mente una cosa, no? Se l'emendamento fatto l'altra volta è stato disatteso, l'atto ritirato, ripresentato, mancava tre righe, il sindaco si è arrabbiato col vice sindaco e ce le farà aggiungere, finiamo qui la discussione e andiamo a casa, perché è stato tutto votato l'altra volta. Perché viene riproposto ancora? Beh, allora devi tenere conto dell'emendamento. No, dimmi perché. Ma è stato ritirato, allora dove è stato ritirato un atto che era stato emendato, ma l'emendamento non c'è più traccia nell'atto che riproponi. Ma sentiamo il segretario che ne pensa. Dopo, Presidente, vorrei comunque continuare con... In risposta al consigliere Urbani, la proposta, diciamo, che è andata in consiglio la scorsa seduta, è stato oggetto, diciamo, di un emendamento e poi una presentazione di un subemendamento. Messo ai voti il subemendamento ha avuto un certo esito. A seguito di quell'esito, quella proposta lì è stata ritirata. Oggi in consiglio comunale c'è una nuova proposta, se infatti vedete anche il numero, ovviamente l'oggetto è lo stesso, però è una nuova proposta di delibera che viene ripresentata, per cui
oggi, ecco, poi fa parte anche di quella che è una volontà, diciamo, di inserire o meno un certo tipo, passaggio che l'altra volta era stato oggetto di quel subemendamento. Però la proposta che oggi viene discussa, esaminata e messa poi in votazione è una nuova proposta rispetto all'altra. Nell'altra seduta quella proposta è stata ritirata. Questo praticamente allora, Presidente, può essere un esempio da utilizzare sempre. Viene una proposta in consiglio, c'è un emendamento che non piace alla maggioranza o al sindaco, al vice sindaco, a chi sia, si ritira e si ripresenta. Ma questo è un meccanismo, ragazzi, che secondo me non so se è giusto, corretto. Io penso che diventa un meccanismo perverso, Presidente, Segretario, perché se poco poco succede un'altra volta, io quando ho visto che l'atto, il Consiglio Comunale me lo modifica, lo ritiro e lo ripresento, perché è un nuovo atto, abbiamo creato il moto perpetuo, abbiamo creato la condizione che andiamo avanti all'infinito. Io questo credo che non può essere così, no, Presidente, perché veramente allora è finita la funzione del Consiglio Comunale, andiamo tutti quanti a casa, perché è inutile che il Consiglio esprime la loro volontà, viene votato, viene accettato o a maggioranza o all'unanimità, perché tanto poi aspettate che ritiro l'atto, lo ripresento bypassando questa. Allora che ci stiamo a fare in Consiglio Comunale, Segretario? A che cosa serve che stiamo qui oggi in altre due ore a votare un atto che era stato emendato l'altra volta, si ritira, si ripresenta nello stessa identica maniera, correggendo quelle difformità tecniche che erano errori di stampa. Quindi io, segretario, non sono assolutamente d'accordo con l'interpretazione che voi date, perché allora approviamo il bilancio, c'è un emendamento, ritiriamo il bilancio perché tanto non ci piace l'emendamento e qui creiamo il moto perpetuo, qui creiamo la discussione all'infinito. Io credo che invece quando un consiglio comunale su una votazione esprime un subemendamento e un emendamento, quello che ha deciso il Consiglio Comunale, che tante volte l'assessore Tini ci ha sempre detto a noi neofiti 5 anni fa, il Consiglio Comunale è sovrano, ma qui non è stato sovrano di niente, perché non è stato recepito quello che il Consiglio Comunale ha deliberato, perché lo ritiriamo e lo ripropongo nuovo. È come se io non... Allora, noi stasera rifacciamo l'emendamento, la maggioranza che è stata indottrinata, come ha detto Emanuele Rossi, non lo vota più. Intanto non ci sarà, capiremo la non coerenza di chi prima l'ha votato e oggi non lo voterà più. Ma chi l'ha votato l'altra volta? Oggi è stato azzerato, gli è stato detto che aveva totalmente sbagliato, quindi gli è stata cancellata la volontà di esprimere un proprio parere. Io sono veramente, credo che faremmo meglio ad alzarci, andare a casa, perché tanto l'atto è uguale a quello precedente, è inutile che stiamo qui a consumare i gettoni del Consiglio Comunale. Questo è per quello che riguarda l'aspetto che penso io. Dopo Angelo Tini mi guarda, io penso, Angelo, se tu stavi ancora da quest'altra parte avevi ribaltato i tavolini, avresti ribaltato i tavolini, ma dai, Gesù. Vado adesso un attimo per un aspetto più tecnico dal punto di vista dei costi. Allora, qui sentiamo dire, i costi sono questi e li dobbiamo coprire. Benissimo. Allora, l'altra volta, purtroppo io non c'ero, che c'avevo dei, ero fuori, c'avevo dei clienti, però in commissione avevamo chiesto delle spiegazioni sulle voci dei costi che la dottoressa De Simone mi ha fornito. E io vorrei leggerli all'intero Consiglio Comunale, che cosa andiamo a chiedere ai cittadini con la Tarsu, quali costi andiamo a chiedere ai cittadini, quali costi ci impone Ancona Ambiente senza aver verificato nulla di quello che Ancona Ambiente ci incarta in un pacchettino dove, guardate un po', i costi generali sono superiori dei costi del servizio. E ve li leggo, perché stanno scritti nella proposta che oggi andremo a votare. Costi variabili. I costi variabili nel mio bilancio sono quelli che variano, sono quelli che effettivamente io spendo per costruire un prodotto, in questo caso per dare un servizio. Raccolta e trasporto dell'immondizia.
costi di trattamento e smaltimento, costi di raccolta differenziata per il materiale, costo di trattamento e riciclo. Totale 1.680.966,63. Costi fissi, che questi o raccolgono o non raccolgono. No, qui c'è scritto costi fissi, Angelo, Sì, te l'ho detto, Maria. Adesso dico passiamo ai costi fissi. Adesso ti dico i costi fissi, che sono la differenza tra 4.182 e 1.680. Allora, andiamoli a leggere. Ci sono tre voci che sono veramente orribili. Costi generali di gestione, 886.741 euro. Costi comuni diversi, che dopo leggeremo cosa sono, 682.000 euro. Altri costi che non è dato sapere, 305.000 euro. Solo questi tre dei costi fissi rappresenta 1.863.000 euro che l'amministrazione di Fabriano li prende al buio. Me li dice ancora ambiente e io bisogna che li accetto così come sono. Io ho chiesto una verifica e dalla verifica viene fuori una cosa: costi generali di gestione. Nei costi generali di gestione sono confluiti principalmente i costi del personale utilizzato per svolgere il servizio a Fabriano. Al 31/12/2012 la forza lavoro su Fabriano era composta da 32 operai e un impiegato. Ma gli operai fanno i costi generali? Fanno i costi di gestione gli operai? Un impiegato farà i costi di gestione. Gli operai faranno... Ma su questo calcolo, su questa entità, si innesta il calcolo che la normativa dice di essere del 50% del costo del personale impiegato nella gestione. Però nella fattispecie a Fabriano applichiamogli il 60%, perché tanto... Sta scritto qui, dottoressa? Me l'ha dato lei? Dottoressa, se non è così, allora mi ha dato... Io leggo il documento che lei mi ha dato. Nella fattispecie... No, qui c'è scritto... La norma alla base del calcolo TARE si impone di inserire in tale voce almeno il 50% dei costi. Fatemi finire. Del personale impiegato. Nella fattispecie si è scelti di inserire il 60? Ma non poteva bastare almeno il 50? Visto che stiamo in una situazione e qualcuno poteva chiedergli perché mi chiede il 10% in più. Non bastava il 50? Lo prendiamo al buio questo costo. E ci costa questa cosa qui 768.000 euro. A cui va aggiunto l'importo di 38.000 euro per la centrale operativa. CCD, che non è un partito, costi comuni diversi, 672.741 euro. Nei costi comuni diversi rientrano tutti gli altri costi residuali e generali. Ah, attenzione, questa è la parte che viene imputata al comune nostro, Non è la parte totale di Ancona Ambiente. Questo è quello che viene caricato a noi per portare quella sommetta dei 4.182.000 euro. Allora, in questi costi diversi c'è il costo del CDA. Quanto? Non si sa. Il costo del collegio dei sindaci. Quant'è? Non si sa. La società di revisione. Quant'è? Non si sa. L'organismo di vigilanza. Quant'è? Non si sa. Consulenze tecniche. Quant'è? Non si sa. Consulenti legali. Quant'è? Non si sa. Consulenze amministrative. Non si sa. Accantonamento al fondo rischi. Non si sa. Assicurazioni, tarso, associazioni di categoria, non si sa, pubblicità, non si sa, informazione all'utenza, non si sa, la cancelleria, non si sa. Però ci dicono, la parte vostra è 672.000 euro? Ossia, io voglio dire che sono stati assunti, presi così. Poi c'è un altro costo che si chiama... AC, altri costi, 305.000 euro, non c'è traccia di quali sono gli altri costi. Allora io voglio dire, chi è che controlla da parte nostra, da parte della nostra amministrazione, che quello che ci chiede di pagare Ancona Ambiente è realmente il costo che ci spetta, il costo che dobbiamo sostenere? Noi lo prendiamo e su quella base... Giusto, sbagliato, le tariffe, il KC, il KD, quello che sarà, è stato calcolato un importo al metro quadrato che deve coprire quella spesa.
Ma ragazzi, ma siamo sicuri che quella spesa è giusta? C'è qualcuno che per conto del comune, che è socio al 5,65% ed è il secondo comune come percentuale di quota di Ancona Ambiente, è andato a verificare se i costi che questo carrozzone ci impone sono giusti, corretti, o li prendiamo così a casaccio? L'abbiamo presi così e su quella base calcoliamo le tasse ai cittadini. Poi c'è un fatto che non mi porta, perché il costo totale di Ancona Ambiente è 3,5 milioni, qui quello che chiediamo ai cittadini è 4,182 milioni, la differenza credo che sia il costo del comune, la gestione comunale, altri 680 mila euro di gestione che il comune aggiunge sulla gestione di Ancona Ambiente. Sì, sì, certo, certo. Ecco, io, Presidente, Sindaco, credo che calcolare le intere imposte al metro quadrato per le banche, per i servizi, per i negozianti, per le pizzerie, sulla base di una cosa che qualcuno ci dice: oh, te mi devi dare 4,5 milioni. Sì, va bene, a posto, state tranquilli che adesso facciamo tutto il calcolo e tiriamo fuori 4,5 milioni. Ma c'è qualcuno che per conto nostro, che siamo soci, va a verificare se questa cifra è giusta? C'è un rappresentante nostro nel direttivo, nel consiglio di amministrazione di Ancona Ambiente? Mi dite che bisogna rinnovare il direttivo e il consiglio di amministrazione, ma allora come fanno a operare senza un consiglio di amministrazione? Ossia, quello che io trovo veramente non logico, veramente preso e riportato qui, è esattamente i costi che, nel momento in cui stavo chiesto il dettaglio, escono fuori dei costi generali che secondo me non possono rappresentare il 60% dell'intera tariffa che paghiamo, perché se nell'azienda mia io avessi i costi generali del 60% l'ho fallito 40 volte. Ma a parte se è giusto o non è giusto, c'è qualcuno che è andato a verificare se la parte che imputa Fabriano è giusta? Perché l'altra volta non ci avete saputo rispondere, eh? E te lo dico io, in commissione non ci avete saputo. Ha finito l'intervento? Allora, tocca a te, Claudio. Prego, Assessore Alianello. Allora, io volevo rispondere a Iosalito che mi aveva chiamato in causa, ma prima volevo fare un passaggio con Urbani. Urbano, c'è un contratto di servizio che è del dicembre 2009 dove sono catalogati tutti i prezzi e tutti i costi, e quindi non è che ci chiedono un qualche cosa a Deus, è quello che è previsto nel contratto. Questo contratto, che il contratto l'ha fatto col Comune Fabriano, all'epoca l'assessore era Mario Paglialunga, e ogni volta che vado in Ancona Ambiente mi dicono che è riuscito a strappare una cifra talmente tanto bassa che addirittura Ancona Ambiente lamenta che fanno dei servizi a costo più basso. Iosalito, io il primo pezzo del tuo intervento me lo sono perso perché sono dovuto andare al lavoro un attimo, però se ho capito bene tu mi chiedevi un giudizio mio sul fatto. Allora, l'amministrazione precedente non ha ritenuto di dover passare da Tarsu a TIA perché comunque non voleva quella volta incidere con un aumento di tassazione ai cittadini. Visto da oggi, mio parere strettamente personale, forse non è stata della scelta fra le migliori, ma quella volta indietro, che già si cominciava a sentire il peso della crisi, gravare di un sostanziale aumento, quella volta dalla Tarsu a TIA si passava già a un sostanziale incremento, quella volta è stato scelto così, io ero in consiglio comunale, anche a me sembrò una cosa abbastanza positiva, perché non andavamo a innalzare le tasse. Certo, poi dopo, con sta sventola che è venuta fuori della Tares, chiaramente forse aver fatto un passaggio intermedio era una botta meno grossa adesso. Ma comunque, ritornando a Sassoferrato, che tu, come tu sai, è un comune che io guardo molto, con molto interesse, perché loro hanno trovato una formula che è positiva al massimo. Sassoferrato ha gravato prima con la TIA i cittadini di questo aumento della tassa, quindi oggi non è che loro pagano di meno, loro hanno un aumento minore di quello che abbiamo
avuto noi, che abbiamo noi, che dovremmo avere noi adesso. Sì, ma in assoluto la tariffa è più bassa rispetto alla nostra. No. Cioè, no, è l'aumento che è differente. Guardatelo bene, Ioseli, perché non c'è un minor costo, è l'aumento che c'è avuto adesso, siccome sono passati prima a TIA, chiaramente adesso c'hanno meno impatto. Quello che dicevi tu della situazione premiale è una cosa che, come sai, perché ne avevamo già parlato, io tengo molto in considerazione. Ma per fare questo dobbiamo prima, allora quando io ho preso l'assessorato, Mario Paglialunga aveva fatto un buon lavoro con il contratto e l'aveva portato fino a un certo punto. A quel punto, come tu sai bene, Anconambiente a me non mi vede molto di buon occhio, perché ogni volta che vado a Anconambiente, insomma, mi vedono un po' come fumo negli occhi, perché non gliene lascio passare molte. Siamo riusciti a portare però questa raccolta differenziata dal 45,8 mi sembra al 67, perché abbiamo introdotto delle modifiche. Una fra queste è quella della raccolta differenziata nelle frazioni, che in questo momento non sta rispondendo come nelle nostre aspettative, ma dovremo dare ancora un po' più di tempo, far passare l'estate, dove adesso le frazioni si riempono e quindi avremo anche un po' di dati fra l'inverno e l'estate per poter capire effettivamente se è il sistema giusto o dovrà essere modificato nuovamente. A quel punto, una volta verificato se appunto questo sistema che abbiamo fatto come input principale è positivo, ho dato mandato e stiamo studiando con l'ufficio ambiente di verificare la possibilità di spostare il centro ambiente, che in quel luogo, per il progetto che ha fatto anche Sassoferrato e quindi con la premialità, con la gente che va al centro ambiente, è scomodo, è messo non in posizione ottimale, quindi di verificare se c'è un altro sito dove poter fare un centro di raccolta e riuso, perché a quel punto non lo limiteremo solo a quello di raccolta ma anche di riuso, e poter in qualche modo studiare una situazione premiale in quel modo. Il dubbio che ancora a me permane, che poi comunque studieremo, è che siccome il nostro territorio è molto vasto, per esempio, un esempio concreto, San Giovanni, se il cittadino mi viene con il sacco della plastica o della carta ben differenziato per prendere magari nella ricarica a tesserina, o vedremo quale modo poter fare, e con quello che porta prende un euro, due euro di premio, ma per venire a San Giovanni, a Fabriano, magari una spesi 10 di gasolio o di benzina, non ci viene. Quindi sto anche verificando di poter adeguare quel buono che sta facendo Sassoferrato all'orografia del nostro territorio, e quindi vedere se c'è una possibilità differente, magari con una volta che Anconambiente va nei paesi più lontani e glielo consegnano lì, e la premialità... scusa Silvano, Consigliere Di Innocenzo. Stavo parlando con lui. E quindi magari trovare un modo per poter anche nelle frazioni più lontane avere lo stesso rientro monetario per chi fa una differenziata fatta appositamente. Comunque, te l'avevo detto, io tengo molto in considerazione quello che ha fatto Sassoferrato, stiamo studiando un qualche cosa per poter sfruttare un sistema che in questo momento a loro funziona. Loro hanno una raccolta, come sai, molto differente dalla nostra, perché Anconambiente comunque passa una volta al mese a prendere casa per casa plastica, carta, metalli e vetro, mentre l'umido e l'indifferenziato hanno una raccolta differente. Quindi noi abbiamo scelto di fare una raccolta di prossimità più frequente e non la premialità. Loro hanno scelto una raccolta di prossimità più distante nel tempo, ma con una premialità. Li confronterò con attenzione, vediamo un attimo quello che si può fare anche con i risultati, perché l'importante di questa TARES è stato che portare la soglia della differenziata oltre il 65%, quindi diminuire tutti i conguagli che ogni tre mesi dovevamo fare per tutto quello che portavamo in discarica, ha abbassato un conguaglio di 65.000 euro trimestrale a quasi 5.000 euro, con un risparmio annuale di quasi 400.000 euro. Quando si è concretizzata anche il fatto che la TARES, oltre che la TARSU, comprendeva dentro l'illuminazione pubblica e le manutenzioni, abbiamo spento tutte delle stecche di lampioni nei posti dove si stavano facendo lottizzazioni ancora non ultimate, proprio perché anche lì andavamo ad abbassare l'importo iniziale da quale poi prende vigore la TARES,
così come con le manutenzioni abbiamo fatto solo quelle strettamente necessarie, perché anche quello lì portava a un qualche cosa. Quindi questo è stato il procedimento che abbiamo scelto. Spero di aver risposto alla tua domanda, se no, se non sono stato esauriente. Bene, assessore Alianello, altri, prego. No, no, le risposte vanno tutte benissimo, però io, perché fra l'altro poi ogni tanto quando ci incontriamo si parla di questo problema, è il fatto che io credo che come assessore, per dire, questa ipotesi delle tariffe, è vero che come assessore stai lavorando per l'ottimizzazione funzionale poi alla tariffa, però a me piacerebbe avere, e questo non viene, ripeto, l'ho detto anche prima, ma non viene mai fuori, e credo che anche i dati che aveva già detto nel precedente Consiglio Comunale, ma oggi ha ribadito, estremamente schizofrenici sui conti Ancona Ambiente, cioè io vorrei che questo ente, io capisco che a Fabriano c'è stata e continua una politica, nel senso il concetto è quello di non disturbare, no? Nel senso, io parto dal presupposto, questa è una mia visione, ma credo che sia molto vicina alla realtà, che noi abbiamo creato a suo tempo questi baracconi politici, e con la scusa che comunque il comune di Fabriano non poteva gestire più nulla, però a meno che la memoria storica non faccia difetto, non mi pare di sapere che il comune Fabriano, quando ha dato questi servizi all'esterno, avesse questi servizi in passivo. Ecco, quello che vorrei sentire ogni tanto dal vice sindaco, dal sindaco, dall'assessore, e capisco che in qualche modo non lo potete dire, è che forse una gestione diversa, io ritorno a quel pallino che ripeto come un mantra, ormai sarò arrivato a noia, che noi all'interno di questi baracconi che vengono imposti dai massoni della costa, noi come tipologia di territorio, come cultura, non c'entriamo niente, cioè il territorio nostro montano non c'entra niente con la Vallesina, non c'entra niente con la costa. Ecco, io vorrei tornare su questo concetto, cioè questi sono baracconi che a noi creano solo problemi anche dal punto di vista economico e di gestione. Io credo che quello che bisogna, ogni tanto bisogna dirle queste cose, ma non a noi della minoranza, ma ai cittadini. E mi piacerebbe sentire prima o poi che, ripeto, qualcuno si attivi per parlare di un'ipotesi di consorzio ai comuni montani per gestire in maniera virtuosa tutte queste attività. Grazie. Prego, assessore Alianello. Io Selito, io sto facendo studiare all'ufficio ambiente anche il costo di rientrare con il comune di Fabriano proprio nella gestione dei rifiuti, perché era una delle questioni per poter valutare fino in fondo effettivamente i pro e i contro di tutto. Lo stiamo studiando, stiamo vedendo quello che si può fare, poi dopo te ne renderò partecipe di tutti, di quello che viene fuori. Prego, consigliere Romagnoli. Grazie Presidente. Secondo me ha ragione Tini. Non so di cosa stiamo parlando. Votiamo e basta, perché tanto non siamo in democrazia, viviamo nel ridicolo e di conseguenza stiamo sprecando solamente tempo. I cittadini fanno male andare a votare perché non serve a niente. Al segretario dico che verificheremo, perché mi sembra strano, segretario, che una decisione presa dal consiglio comunale possa essere totalmente ignorata. Io non credo, ma verificheremo questa cosa, che si possa ignorare completamente una decisione presa dal consiglio sovrano, perché è votato dai cittadini, quindi ignorata completamente, presentando una cosa modificata tecnicamente per dei refusi, ignorando la cosa che era stata votata. Cioè, quindi mi sembra proprio una cosa fuori luogo. Se così sarà,
Comunque, non ha senso il Consiglio Comunale, è tutta una buffonata, non conviene fare le votazioni, non viene tenuto conto di nulla. Si decidono, come prima, delle persone politicamente, se si hanno delle idee vengono tacciate, sceglie comunque una maggioranza, sceglie comunque compatta. E quindi non ci stupiamo di niente, non ci stupiamo nemmeno, no? Tini prima diceva che si è stupito delle voci dei giornali, delle radio. Io mi stupisco che il giornale, un giornale, ho letto, non ho letto uno, ma ce n'erano altri, è uscito con la notizia il giorno dopo del Consiglio Comunale, dove metteva in bocca al vice sindaco Tini delle cose e dava per fatta la TARES. Questo giornale è uscito con un articolo già pronto e dando una notizia falsa. Ora il problema è del giornale e del giornalista, ovviamente, è ovvio. Però il giornalista comunque le informazioni le aveva prese dal nostro vice sindaco Tini, che pensava che il tutto passasse. Il giorno dopo il giornale non si è nemmeno preoccupato di dire: ma guarda, scusate, il Consiglio Comunale è andato per le lunghe, di conseguenza non abbiamo potuto dare una notizia vera, pensavamo che... Non si sono preoccupati, hanno ignorato completamente. Quindi quando si fa disinformazione, Tini, ai cittadini, è questa la vera disinformazione, è questa la vera disinformazione che preoccupa seriamente. Quindi, al netto, il giornalista ha citato più volte Tini, di conseguenza non penso che il giornalista si sia inventato tutto quanto. Comunque, andiamo avanti, chiudiamo questo insulto alla Costituzione e alla legge, secondo me, facciamo la votazione, non penso ci sia nessuno iscritto a votare, voterete tutti quanti compatti, nessuno di voi parlerà e spiegherà come mai ha votato un emendamento che oggi invece accetta il tutto così. Quindi andrà tutto bene così. Il comune, dove l'unica votazione che viene fatta dai cittadini, dove sceglie le persone, comunque gli diciamo ai cittadini: guardate che non serve a niente votare alle comunali e scegliere delle persone, perché tanto anticostituzionalmente sceglie una giunta, non tenendo conto del Consiglio Comunale. Grazie. Bene, consigliere Romagnoli, prego sindaco. Non ho fatto in tempo a esprimere prima questo ordine del giorno che propongo adesso, forse ha generato qualche confusione questo. Però intanto devo dire che abbiamo preparato un emendamento che reinserisce la frase che il consigliere Peverini aveva evidenziato essere stata tolta. Il secondo punto, voglio rispondere al consigliere Romani, perché giustamente lui ha posto una questione di consultazioni. Noi le consultazioni le avevamo avviate in precedenza, avevamo mandato la proposta alle associazioni di categoria, CNA, CGA e Confartigianato hanno deciso che quella proposta di delibera, in particolare sulla TARES, non la condividono. Ma non condividono, e le posso dire la nostra, è una posizione provinciale e nazionale, tanto che non l'hanno condivisa in nessuno dei comuni dove è stata approvata, Ancona, Senigallia, quindi non intendono condividere la filosofia di questa norma, che secondo loro, e quindi non l'hanno neanche concordata con le altre associazioni di categoria, tipo sindacati o Confindustria o Apindustria, piccola industria. Quindi chiaramente hanno assunto una posizione di rottura nei confronti della TARES. Noi potevamo fare anche dei correttivi che peraltro abbiamo fatto, però non li ritengono sufficienti perché ritengono che la filosofia di quella legge, come peraltro abbiamo scritto noi, li penalizza in particolare loro e non è rispondente alle loro esigenze. Quindi non intendono, da quello che so, perché io ho provato a contattarli informalmente, non intendono nemmeno partecipare a un tavolo del genere, sono contrari all'applicazione di questa TARES. E come abbiamo detto noi, anche noi lo saremmo. Rispetto alla questione, e vengo anche ai costi della Ancona Ambiente, il dettaglio, Urbani, te l'ho detto prima, noi abbiamo di nomina di questa amministrazione in questo momento un sindaco revisore, nominato da questa amministrazione in Ancona Ambiente, e abbiamo un contratto di servizio.
l'esplosione del contratto di servizio è fatta da un ambiente, ma non è che la cifra, poi dopo uno può mettere, non lo so, avrà speso un po' più per quello, più per questo, possiamo anche dedurre qualsiasi cosa, ma il costo del contratto di servizio, quello che paghiamo, è quello che noi abbiamo imputato alla TARES, perché così la legge ci impone. Il dettaglio interno, che è controllato dal Consiglio di Amministrazione e dai sindaci revisori, è un compito della società. Quindi quel sindaco revisore, quel dettaglio non è controllato da noi. Noi paghiamo quel dettaglio, quel contratto siglato, e deve rispondere alle esigenze del comune, quindi devono fare dei servizi per noi. Faccio presente anche che, per esempio, Sassoferrato ha aderito anche un ambiente qualche l'anno scorso, credo, ha cercato e hanno un contratto. No, scusami. Aspettate, ho detto quello che c'è. Questa è la realtà dei fatti. Qui non c'è di essere soci o non soci. Qui c'è che quando c'è l'assemblea di Ancoambiente andiamo a rappresentarla, l'assessore Alianello o io, o entrambi, perché i primi tempi siamo andati entrambi perché volevamo capire com'è. Ma questa, la gestione societaria, è un'altra cosa. Noi qui dobbiamo imputare un costo. Il costo attuale che non possiamo modificare è il contratto di servizio. Fino a lì ci siamo d'accordo tutti? Sei d'accordo che non possiamo modificare il contratto di servizio in questo momento? Perché allora, se tu non sei d'accordo su questo, è inutile che discutiamo. Ma io ti dico, noi abbiamo un contratto di servizio per un certo periodo. E quello abbiamo imputato anche un ambiente. La gestione interna societaria non c'entra niente in questo caso, perché noi quel costo dobbiamo pagare se non rispondono alle nostre esigenze, se non rispettano quello che è scritto nel contratto di servizio, se non ci danno i servizi, allora possiamo discutere. Chiaro? Ma questo è un altro problema. Scusami tanto, tu hai un contratto e mica puoi scindere un contratto. Che te scindi un contratto quando ti pare? Te scindi un contratto quando è giunto alla scadenza, penso io, o quando nel contratto si è espressamente previsto che lo puoi scindere prima, può essere pure. Adesso, qui non si tratta di scindere, qui si tratta di applicare quello che noi dobbiamo dare nel 2013 come contratto di servizio. Ma di che parliamo? Non mi fai così. Peraltro un'azienda che dà lavoro a oltre 320 persone, 35 nel nostro comune e compagnia. Qui il discorso è che noi sappiamo benissimo chi ha amministrato negli anni 70, chi stava qui in questo comune o chi stava nei comuni, che i costi di gestione dei servizi come l'acqua, come la nettezza urbana, non erano contabilizzati, perché noi non abbiamo una contabilità, il comune non c'ha una contabilità industriale. Quindi a volte certi costi erano caricati in capitoli diversi, le spese non avevamo una spesa accertata. Ricordo che un anno ci fu una polemica terribile sul costo delle bollette, il costo delle lettere che mandavi, il prezzo delle spese postali dove andava imputato. Per le bollette fu fatta una 15.000, quanto incassa il comune, me lo ricordo, saranno stati gli anni 80. Quindi non torniamo indietro adesso. Noi abbiamo la legge ci ha imposto sull'acqua un tipo di gestione e purtroppo l'abbiamo dovuta accettare mandando il personale. Sui rifiuti potremmo discutere. Arianello l'ha detto, si sta facendo una valutazione, ma io, per come vedo i costi dei servizi, oggi se non ti aggreghi e non hai un'area sul quale poter scaricare alcuni costi, non ce la fai a gestirli, perché è diverso gestire i servizi di raccolta differenziata a Cerreto, a Iesi o a Fabriano. Iesi gestisce i servizi di raccolta tra Iesi e Mazzangrugno, cioè nel giro dei 15 km gestisce tutto. Qui noi altri abbiamo un territorio che è vastissimo, i costi di raccolta dei servizi, dei rifiuti, sono altissimi. Ci abbiamo Precicchi a 36 km e Campodonico a 16, solo andà. Ma non ce lo volemo rendere conto che quel contratto di servizio, è chiaro che anche un ambiente gli costa di più, perché tutti quei costi di gestione ce l'ha e li deve sopportare. Ma ormai l'ha firmato con noi e quindi lo deve onorare. A meno che non sia in grado di dimostrare che quel contratto è lesivo di alcuni diritti che loro ci hanno già evidenziato. Ma questo lo vedremo. Se scindono faremo una gara, cercheremo un altro gestore, oppure se siamo in grado vedremo quello che siamo in grado di fare noi. Però quei costi li dobbiamo imputare al servizio. Adesso, rispetto a questo, rispetto al dato politico, perché c'è un dato politico che stasera è stato evidenziato molte volte, la maggioranza l'altra volta ha avuto un atteggiamento difforme. C'è stato un voto diverso, l'emendamento proposto dal consigliere Peverini, supportato dalla norma, perché il consigliere Peverini ha supportato l'argomento con la norma, l'85% poteva essere applicato. Certo, lo sappiamo che poteva essere applicato, lo sapevamo anche noi, ma nella valutazione, scusate, ma lei ha evidenziato un dato significativo, la legge lo consentiva, ma noi abbiamo inteso applicare un metodo, e che è quello che abbiamo applicato, di avere un coefficiente unico
che ci consentisse di mettere il comune al riparo da eventuali ricorsi. Il ricorso di una banca non è fatto su il... Scusi, Peverini, scusi, mi consente? Consigliere Peverini, ma ha rivolto due volte. Dopo, per fatto personale, dopo. Ma ha chiamato... Scusa. Non mi sembra, scusa. Consigliere Peverini, per fatto personale, risponde dopo. Consigliere Peverini, per fatto personale, risponde dopo. Prego, sindaco. Scusate, non è che uno ogni volta che cita una persona pensa, io ho ripreso un concetto che lei ha ben espresso. Noi abbiamo controbattuto a quel concetto dicendo, guardate, nelle sentenze precedenti, siccome questa normativa è precedente e si applicava anche alla TIA, ci sono stati ricorsi che hanno messo i comuni in situazione soccombente, perdente. Questo ci mette quindi in un'alea che noi vorremmo evitare, ancorché, ma qui potrei fare un inciso su quanto ricaviamo di costo, ma non mi sembra che sia il valore che ci interessa. Qui ci interessa il dato, vogliamo dare un segnale politico al sistema bancario. Questo era il dato che emergeva secondo me dal dibattito, poi sono dovuto andare via per motivi personali, forse un attimo mi è sfuggito questo passaggio. Però lo vogliamo dare anche noi questo segnale. E allora abbiamo raccolto, che abbiamo fatto? Abbiamo ripreso questo atto, l'abbiamo confrontato in maggioranza, ci siamo parlati e i capigruppo e il sindaco hanno prodotto un ordine del giorno che va nel senso della votazione dell'altra volta. Quindi diciamo, siccome noi in questo momento abbiamo il rischio che quel cambiamento possa comportarci una serie di ricorsi, diciamo, esprimiamo la contrarietà politica, di nuovo la contrarietà politica all'istituzione a livello governativo della TARES, ma impegniamo, e qui i capigruppo me lo chiedono, il sindaco e la giunta a verificare, dopo la prima attuazione sulla base di dati acquisiti, la possibilità di applicare un coefficiente nei confronti di banche, istituti di credito, uffici finanziari, eccetera, coefficiente di calcolo diversificati, poiché non avendo attuato il passaggio da TARSU a TIA, l'amministrazione non dispone dei dati necessari per poter giustificare modifiche coerenti. E questo ci siamo spiegati all'interno della nostra maggioranza. Abbiamo detto prendiamo questo impegno, siamo in sede di prima applicazione, ci impegniamo a fare le valutazioni necessarie, sulla base di queste valutazioni che facciamo, se la TARES rimane in vita nel 2014 o nel 2014 o no, se non cambia nulla, noi comunque ci impegniamo a verificare che si possa applicare, motivandolo, un diverso coefficiente per alcune tipologie di organizzazioni o servizi. Ma io faccio... Scusate, questo. Quindi questo è l'ordine del giorno che propongono i capigruppo e consiglieri di maggioranza. E il capigruppo di maggioranza è sindaco. Ah, scusa, non l'ho firmato? Se mi dopo te lo sottoscrivo. Quindi questa è la nostra proposta, anche perché faccio leva su una questione. Vedete, prima qualcuno ha citato il prezzo, io non so se è giusto perché non lo ricordo di preciso la cifra precisa. Però avete citato prima un dato, un esercizio piccolo commerciale paga 16 euro a metro quadro, una banca paga 1,5 euro con questo coefficiente. Se noi gli applichiamo il coefficiente 85, la banca andrà a 1,8, e l'esercizio commerciale piccolo rimane a 16 euro, perché se spalmiamo l'ipotetico costo, potremmo scontargli 0,20-0,30 centesimi. Quindi il dato non è un dato numerico, scusate, parlo con voi, il dato secondo me non è numerico e sostanziale, ma è un dato politico che noi dobbiamo sapere accogliere. Con l'ordine del giorno lo accogliamo e lo facciamo nostro. La sua applicazione la rinviamo all'anno successivo, avendo dei dati motivati sui quali siamo inattaccabili. Questa è la nostra proposta. Perché questo vi chiediamo, e chiediamo quindi anche alla maggioranza di sostenere questa proposta? Abbiamo bisogno di chiudere questa questione della tariffa TARES per chiudere questo bilancio, perché ce lo portiamo dietro, altrimenti questa situazione diventa per noi esplosiva.
E quindi io vorrei, allora, se fosse per me, l'avrei fatto a marzo questa tariffa, perché tanto qui, guardate, io faccio un presagio oggi in questa sede, lo facevo con alcuni consiglieri prima. Secondo me ogni volta che toccheranno la tassazione, non la toccherà mai nessuno a ribasso, parlo del governo, qualsiasi governo, la toccherà sempre a rialzo. Quindi se faranno un'unione Tarzu-Imu, il cittadino non ne avrà un vantaggio. Questa è la mia preoccupazione forte, perché questa applicazione va sempre... io ho chiesto anche l'UMI su sta legge e chiarimenti, mi hanno detto ma chi deve pagare i rifiuti? Chi li produce? Perché? Chi li deve pagare se no? Chi non li produce? Io ho detto ma con questo discorso muore la solidarietà, muore un concetto che ha sempre legato sto paese, quando prima qualcuno parlava, così non dico più nomi, di Costituzione. La Costituzione lo dice che dobbiamo essere solidali, però qui questa legge secondo me intacca proprio un principio di solidarietà, che quindi anche ritoccando l'1,5 non riesco a dare a quelli che pagano 16 euro un vantaggio talmente tale da potergli riconoscere un quid vero. È solo una questione, chiaramente, che porta un dato politico, che comunque il dato politico, e questo è il senso dell'ordine del giorno, io e questa amministrazione e questa maggioranza condividiamo. Bene, sindaco, prego, consigliere Peverini. Sindaco, premesso che prima gli chiedevo la parola perché nella precedente seduta gli ho dato subito modo di rispondere su quanto stavo dicendo, come mi aveva chiesto. Mi sembra di stare a ripetere sempre le stesse cose sulle quali, non lo so, o uno fa finta, e penso che oramai si fa finta, o si cerca di girare intorno al dito per non vedere dietro, oppure ci si racconta una bella storiella. O si dice, come ha iniziato il suo discorso, che l'emendamento, quindi pertanto questo innalzamento del coefficiente KD parte quota fissa, si può innalzare fino all'85% perché lo prevede la legge, senza una motivazione, e mettiamo un punto a questa frase così che abbiamo capito tutti che tutti lo possono fare e non incorrono i ricorsi, quindi da ciò consegue che è una scelta politica, punto, di non andare contro un istituto di credito, di non mettersi contro nessuna categoria professionale e pertanto chiudere qui il discorso. Era stato presentato questo piano sin all'origine della proposta, abbiamo rifatto un altro ordine del giorno, un'altra proposta, abbiamo approvato l'emendamento e stiamo a riparlare le stesse cose. Lei mi dice, è possibile, rintroduciamo questa frase famosa che è stata tolta, perché era proprio quella che prevedeva la possibilità di innalzare questo coefficiente sino all'85%, e io allora mi devo premettere, forse che manco mi appartiene perché non sono abituato a fare il professore, ma di spiegare a lei e all'assessore per quale motivo questo KD può essere aumentato fino all'85%. Perché? Perché lo prevede proprio la legge al fine di colmare eventuali divergenze o lacune a livello nazionale nell'applicazione del coefficiente rispetto alle diverse categorie. Ovvero, se io ti prevedo a livello nazionale di applicare alle banche 1,59 euro, ti riconosco a te amministrazione potere di aumentare il coefficiente sino all'85%, perché sei liberamente nelle tue possibilità. Se vai oltre l'85% dovrai motivare questa scelta. E ritengo giusto non superare l'85% perché ad oggi non abbiamo dati concreti per poter giustificare questa scelta. Pertanto, è giusto il ragionamento. Manteniamo fino all'85% le banche perché è la norma, è prevista per colmare le lacune nazionali. È le lacune nazionali che diversifica male fra diverse categorie perché prende per riferimento determinati fattori quali conosciamo, quindi dice possiamo ovviare a questo inconveniente prevedendo l'applicazione di questo coefficiente fino all'85%. Naturalmente, su dati da voi dati, così conosciuti o pubblicamente sul giornale, l'assessore Tini dice chiaramente 20.000 euro ripartite fra le diverse banche. Quanto incide, singolarmente l'ho chiesto, quanto ogni banca dovrà andare a pagare? 200, 300 euro? Va a fare un ricorso una banca per 200, 300 euro, caro sindaco? Non penso, perché neanche il contributo unificato ci paga per fare un ricorso amministrativo nei confronti del comune. Pertanto, sicuramente non è la soluzione a tutti i mali, ma iniziando qualcuno a fare qualcosa, si può togliere a chi più ha, aiutare chi meno ha. Grazie. Bene, consigliere Peverini, prego, consigliere Urbani. Grazie, presidente. Io brevemente volevo dire al sindaco che io non è che intendo non rispettare il contratto di Ancona Ambiente,
io mi permetto di dire, di suggerire che come socio voglio andare a vedere come fanno la gestione, perché se la gestione è fatta male, noi paghiamo di conseguenza un servizio, un costo più alto. Sono riuscito a spiegare il concetto? Non è vero, perché se io gli dimostro che sprecano, che, o che costa troppo, che il servizio è fatto male, si può risparmiare, successivamente ci sarà un beneficio per tutti. No, e allora sindaco, che ci stiamo a fare i soci là dentro? Se non possiamo controllare... Vedi, non fai parlare la gente. Non fai parlare le persone, contraddici sempre, lascia parlare e poi chiedi la parola. Ossia, io vorrei che il comune, che è socio, avesse la possibilità di controllare quello che costa Ancona Ambiente, al di là di quello che ci fa pagare e che tu lo rispetti. Ma io è questo quello che vorrei controllare, forse non riesco a spiegarmi, o forse io che faccio un mestiere che sono abituato a controllare i costi, te che fai di più il politico e forse li subisci, c'è questa differenza. Io vorrei andare a vedere se quanto prende l'amministratore delegato, in modo che la prossima volta il consiglio di amministrazione gli riduciamo i compensi, noi soci, se no quello la prossima volta se ne dà di più e ci manda una parcella più alta, una parcella, un costo più alto quando rinnoveremo il contratto. Non possiamo essere noi andare a verificare se ci sono alternative più economiche e prepararci per il prossimo contratto quando scadrà? Ma io non accetto il fatto che noi diciamo quello è quello che costa e io questo è quello che devo chiedere ai cittadini. Questo è un concetto che esiste solo nella pubblica amministrazione. Nell'industria privata questo concetto non esiste, dire io ho sto costo, te caro cliente mi devi pagare quello che dico io, perché non c'è, non esiste. Bene, consigliere Urbani, prego, assessore Tini. Ma io cercherò di essere, di rispondere alle varie problematiche che sono state rappresentate, in modo particolare da, mi pare qui c'è il documento che ha presentato il consigliere Romani, però volevo anche dire adesso all'inizio che per quanto riguarda la bontà di questi consorzi, di queste cose, Arcioni, io mi trovi perfettamente d'accordo, perché tu l'ho sempre sostenuto quello che tu dici, perciò non è che con me apri la porta aperta. Voglio aggiungere, poi anche così rispondo anche Urbani, che la legge di stabilità 2012 permette per la prima volta che i comuni partecipanti in queste partecipate possono in maniera più incisiva di prima, sicuramente, fermo restando quello che ha detto il sindaco, poter controllare la bontà della gestione delle partecipate, tant'è vero che è il controllo, il servizio bilancio e le stesse revisioni dei conti dei comuni possono controllare la contabilità o la gestione di questi istituti. Questo però è un discorso fresco, Urbani, un discorso che è venuto neanche un anno fa, 8-9 mesi fa, perciò è un discorso penso che in prospettiva si possa fare sicuramente. Sul discorso che i conti che porta Ancona Ambiente, è già stato detto, io non voglio ripetere, contratto di servizio e quant'altro, andremo a verificare. Su quello che invece chiede Romani, qua, che fa una serie di domande che secondo me sono pertinenti, la quota fissa delle utenze domestiche come sono state calcolate, tu mi chiedi, mi pare di, così adesso non voglio, faccio una specifica, le quote fisse delle utenze domestiche si parte innanzitutto da tutte le utenze, si ripartisce tra utenze domestiche e utenze non domestiche, si calcola una percentuale che poi è riportata comunque sulla velina che vi è stata consegnata. Nella nostra fattispecie siamo al 68-50% per le domestiche e il 31-50% per le non domestiche. Dopodiché i costi, fra costi fissi e costi variabili, secondo il piano finanziario che abbiamo da un'altra parte, vengono ripartiti, distribuiti, adesso non so se da questo, vengono distribuiti fra le varie, fra costi fissi e costi variabili, fra domestiche e non domestiche, giusto tu? Non so, sono fuori strada, no, sto leggendo quello che tu hai scritto calcolo della quota variabile, utenze domestiche, calcolo della quota fissa, ti sto rispondendo. Sì, però io sopra c'era scritto in altre 3-4 righe un po' diverse. A quelle cifre che dici tu, Angelo, ci si arriva mettendo 4, 5, 6 numeretti uno a fianco all'altro, esatto, che la dottoressa sicuramente conosce. Io vorrei conoscere quelli, perché se no la quota fissa non, non,
non l'hai fatta così, perché io ci sono arrivato, poi a un certo punto mi sono dovuto fermare, perché io l'inflazione del 2027 non la conosco, la dottoressa sicuramente la conosce. Vabbè, adesso, se... è questo che io penso, chiedo. Scusate, per problemi, tu vai talmente nel... tecnicismo, scusa, ecco. Sì, parlo nel tecnicismo perché Angelo, io fuori come facevi te una volta, glielo spiego. Ma tu avevi perfettamente titolo fino anche a 2 ore fa di andare in ufficio e chiedere maggiori spiegazioni. Adesso io qui mi metto a fare i conti matematici. Io ho una serie di dati, una serie come, Angelo, scusa, sa. Tu hai fatto una premessa esemplare, che lì sono stati fatti dei conteggi e sono state fatte delle proiezioni. Esatto. Se tu hai fatto quelle, qui qualcuno l'ha fatta per te, queste cifre ci sono tutte. Aspetta. Poi non se vuole dare a me. Io adesso domani quello che ti posso dare io te lo devo dire. Le proiezioni, le proiezioni, no, se te l'ho detto l'altra volta, ce l'ho al 50 dei KD, ce l'ho al 60, ce l'ho al 70. Non è questo il problema, questo lo posso dare quando ti pare. Il problema qui che voi ponete, se i 480 vanno bene, se questi 480 fra domestiche e non domestiche, fra costi fissi e costi variabili vanno bene e quant'altro. Per fare questo non è che io adesso qui a microfono acceso sono in grado di poterti fare tutta questa disquisizione di molto particolareggiata. Secondo me, io ti posso dire questo, che per quanto riguarda i costi fissi e i costi variabili e per tipologia di utente si è partito chiaramente... Quello è chiaro. Volevo anche aggiungere. Andiamo a prendere. Non mi sembra, però scusa, adesso. Consigliere Romani, però dobbiamo trovare un metodo, perché sennò non ne usciamo. Cioè, se fate botta e risposta. Che dobbiamo fare, consigliere Romani? Lei ha fatto le domande, adesso Tini risponde. Allora, facciamo così, guardi. Lei ha posto delle domande. Tini risponde, lei prende appunti, se non gli sta bene qualcosa poi magari replica da dopo. Comunque Romani, la dottoressa mi dice che è a disposizione per dare tutte le spiegazioni. Allora dopo risponderà pure la dottoressa. Non c'è problema. Fammi finire. Io posso rispondere per quello che posso dirti, perché tanto per rispondere anche a Arcioni, noi abbiamo fatto qui 4 conti, siccome abbiamo i dati anche di altri comuni, le famiglie, ma questo va detto perché questo non significa fare polemica o andare a vedere. Le famiglie a Fabriano, nonostante questa nuova imposizione iniqua, pagheranno di meno di Sassoferrato. Perché qui è stato portato come il sole, qui abbiamo anche il regolamento di Sassoferrato, quindi ce l'abbiamo. I costi variabili sono molto superiori. I costi variabili sono il doppio dei nostri. Vediamo tutta la tariffa del sud. Comunque questa è un'informazione. Comunque queste cose non è che qui c'è il consiglio. Consigliere Arcioni. Il consiglio comunale dovrebbe servire per fare un quadro generale. Non è che possiamo scendere nello specifico, nell'analitico. Io quello che chiede Urbani è legittimo, l'avevo chiesto anch'io, però nulla vieta che un attimino uno vada fuori e tutte le spiegazioni a caso. Che ci mettiamo a fare i conti che dici tu? E non è che se poi in un'assemblea di 24 persone ci mettiamo a fare il conto per conto. Tu hai chiesto, io avevo capito, dal tuo documento che hai mandato, tu se puoi essere soddisfatto, avevo capito che tu chiedevi come hai fatto a calcolare la quota fissa per l'utenza dei domestici? No, io non ti facevo niente. Quello che tu hai scritto. Io a te quello che tu hai scritto. Allora, se poi vuoi la specifica analitica di ogni tipologia, io sinceramente qui significa. Ma capisci che per Consigliere fare Romani. Questo, capisci che per fare questo non si fa con 5 minuti o con 10 minuti? Non si fa con 5-10 minuti. Tu mi dici allora io ti dico domani, vengo su, dopodomani voglio la specifica, io dico sono disponibilissimo anche domani pomeriggio, ma noi guardando metto a fare adesso per ogni tipologia la specifica, che significa sta qui le ore? No, scusate, ma è possibile che non capiamo questo? Io un impegno, se tu mi dici io domani vieni su e lo facciamo, non c'ho nessun problema. Parli dopo. Allora io se ho cercato di rispondere, però vedo che qui si vuole andare sempre più in profondità, io qui in profondità sinceramente su una materia di questo tipo che coinvolge una serie di proporzioni, una serie di conti non indifferenti, io non penso che possiamo mettere a fare discorsi in consiglio comunale. Ci sono state altre osservazioni, ci sono altre occasioni, dirò di più, sono a disposizione per tutti gli approfondimenti che si vorrà fare successivamente, non c'ho nessun problema, però che qui ci mettiamo a fare
E adesso i conti più conticini, insomma, mi sembra un po' una cosa esagerata. Comunque volevo finire perciò, per quanto riguarda tutta l'analisi, almeno la parte, diciamo, non super analitica, ma comunque abbastanza analitica delle tue domande, io penso che nei documenti che ti sono stati dati, in larga parte ci sono, e chiaramente per ognuna di queste bisogna andare poi nello specifico. Questo, se lo vogliamo fare, sì, non lo vogliamo, se lo vogliamo fare sono a disposizione, non c'è nessun problema. Questo, se lo vogliamo, sono a disposizione, ma io non penso che stasera solo ci possiamo mettere a fare questo lavoro. Che significa? Allora sta qui, bloccare il consiglio 2 ore, ci mettiamo là dentro, ci mettiamo a fare tutti questi conti. E questo, io per il momento penso che ho detto quasi tutto, non voglio fare polemiche con nessuno e mi fermo qui. Grazie. Bene, consigliere Dini, prego, consigliere Romani. Io forse non... cioè, non... questa roba non è per me. A me mi dispiace che tu dici che non è questa la sede per discutere di queste cose. Cioè, se questa tariffa è nata, Angelo, è nata perché questi conti che io ho chiesto, io credo che la signora, le signore che stanno a fianco a te, e non ho niente di personale in questo, li devono per forza aver fatti, perché se no non viene fuori quella tariffa. Allora, come è stato distribuito il 70%, perché non c'è la possibilità di avere quelle tariffe? Perché ci vuole 2 ore? Perché teniamo bloccato il Consiglio Comunale? Io ritengo che questo sia un ragionamento che non sta in piedi, però io su questo taglio corto, perché l'andamento del Consiglio... A me non interessa a me mi interessava qui, perché questa è la sede. Io al Presidente del Consiglio ho chiesto una cosa, e l'ho chiesta al Presidente del Consiglio perché sapevo che finiva così. Siccome so che finiva così, siccome ci sono passato anch'io, che quando stavo di là qualcuno prendeva questi documenti e li mandava da un'altra parte, io vi lascio votare la vostra TARES, mi voto i miei ordini del giorno, mi riprendo tutto, mando la Corte dei Conti, mando la Procura, insieme a tutto il percorso che è stato detto a microfono, e poi se io sono un imbecille resto imbecille. Se credo che i cittadini hanno certi diritti e che da qui devono venire fuori, viene fuori, stop. Benissimo, quindi non abbiamo altri interventi, andiamo prima con gli emendamenti e poi con gli ordini del giorno, così come sono pervenuti. Adesso inizia la distribuzione, ci sono pervenuti 2 emendamenti, uno a firma Severini Solari, l'altro a firma del sindaco. Allora, su entrambi sono stati espressi pareri, su quello presentato, emendamento presentato da Peverini e Solari, parere di regolarità tecnica e contabile non favorevole. Invece su quello presentato dal sindaco, parere regolarità tecnica e contabile favorevole. Sono stati distribuiti gli emendamenti? Intanto, per ottimizzare i tempi, consigliere Peverini, intanto che viene distribuito l'emendamento del sindaco, lei può illustrare quello suo. Prego. Beh, mi riporto già a quanto detto, sarò veloce, non voglio essere ripetitivo. È lo stesso emendamento che la maggioranza ha votato in una precedente seduta consiliare. Ovvero ripropongo quell'emendamento, lo leggo così sarò più chiaro. Nella tabella categorie tariffarie delle utenze non domestiche, rispettive KC e KD, pagina 5, riga 16, punto 12, banche ed istituti di credito, rimodulare il coefficiente KD al massimo dell'85%, così come previsto dalle linee guida del Ministero dell'Economia e indicato nella pagina 3, riga 24, del piano finanziario proposto con la delibera numero 141 del 4 luglio 2013. Poi, non riesco a capire se posso chiedere un chiarimento sul parere regolarità tecnica, perché mi dice che per l'applicazione di criteri razionali
oppure fondate in criteri razionali, cioè o è una cosa o è l'altra, che significa oppure? Cioè, non riesco a capirlo, se me lo può spiegare il dirigente, grazie. Prego, dottoressa. Allora, rileggo il parere. Parere di regolarità tecnica e contabile non favorevole in quanto in violazione dell'articolo 4,2 che prevede l'applicazione di criteri razionali con conseguente legittimità di deliberare tariffe prive di motivazione o con motivazione insufficiente oppure fondante su criteri razionali o non congruenti con le finalità della tassa o comunque affetti da vizi di eccesso di potere o di illogicità. Non trovo il punto che dice lei dove c'è la contraddizione, mi scusi. Ok, è stata chiara. No, no, è stata chiara. Bene, quindi possiamo andare con la votazione dell'emendamento a firma Peverini Solari appena illustrato. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 8, contrari 14. Contrari, Sagramola, Pariano, Balducci, Crocetti, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Mattioli, Castriconi, Giordani, Sforza, Girolametti, Malefora, Tavolini. Il Consiglio non accoglie, respinge. Passiamo all'emendamento presentato dal Sindaco. Passo la parola al Sindaco per l'illustrazione, prego. Si ripristi? Siccome il Sindaco ha dichiarato che l'atto era integralmente quello della volta precedente, a parte le due motivazioni tecniche, viene ripristinato quanto previsto all'ottavo comma, chiediamo il ripristino dell'allegato 2, ex comma 8, alla pagina 3, come di seguito elencato. Secondo le linee guida del Ministero dell'Economia, i vari coefficienti, KD, KC, KD, calcolati come risultato del coefficiente minimo aumentato di una percentuale che può essere inferiore o uguale a 85% della differenza tra valore massimo e minimo, possono essere utilizzati senza una specifica rilevazione dei coefficienti di produttività, mentre se superano 85 devono essere adeguatamente motivati. Questo non c'era e ora vi chiedo di reintegrarlo. Bene, passiamo. Sì, abbiamo detto che il parere di regolarità tecnica è favorevole, quindi passiamo alla votazione. Scusa. La votazione è aperta. Solari, Urbani. Solari. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 8. Contrari, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romani, Rossi, Arcioni, Romagnoli. Il Consiglio accoglie. No, non è l'originale. A me. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. L'hai distribuito? Intanto il primo ordine del giorno è quello presentato al Sindaco con i capigruppo di maggioranza. Vi verrà distribuito. Intanto, se lo vuole illustrare, Sindaco, così ottimizziamo, via. Non ripeto, credo che l'illustrazione sia quella che ho fatto in precedenza. È un dato prettamente indicativo di un comportamento che vogliamo tenere nei confronti di questa tassa.
Bene, allora è stato distribuito l'ordine del giorno, è stato illustrato, quindi possiamo andare in votazione. È in votazione l'emendamento dei capigruppo di maggioranza del sindaco. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 8. Contrari Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romani, Rossi, Arcioni, Romagnoli. Il Consiglio accoglie. Passiamo all'ordine del giorno a firma Romani. È stato distribuito? Che è già... Prego, consigliere Romani. Un momento per presentarlo, non so se avete letto, ritengo sicuramente, come ho fatto in appello, sicuramente quello che ho scritto non sarà vero, in quanto è stata ripresentata come tale la tariffa, però io facendo i conti della serva, quindi quello per quello, come avevo chiesto l'altra volta alla dottoressa, quello per quello, quello per quello, quello per quello, e sembra che si faccia così, a me risultano 257.000 euro in più rispetto ai 4.182.695,02. E quindi chiedo sotto l'unica possibilità di cambiamento, di cambiare questi coefficienti. Ripeto, sicuramente mi sono sbagliato, dato che nessuno ha dato peso alla cosa, ovviamente questo va altro se c'è una votazione diversa rispetto a quella che presumo dell'essere bocciato all'ordine del giorno, perché se qualora venisse approvato forse dovremmo rimettere in discussione tutto quello che è stato fatto finora da parte particolarmente della maggioranza. È ovvio che questa roba va insieme al pacchettino e va giù, perché qualcuno toccherà che verifica se è vero o non è vero che chiediamo 257.000 euro in più rispetto ai 4.182.695,02, che sono il 100% della tariffa, comprensivo di quello che deve rimanere all'amministrazione comunale, come previsto dalla famosa legge a cui famo sempre riferimento. E questi conti ovviamente vengono ai conteggi che abbiamo tutti in delibera. Ripeto, sicuramente mi sono sbagliato, perché si è stato riportato qui, ma se non mi sono sbagliato... Grazie consigliere Romani, quindi è stato illustrato l'ordine del giorno, il primo ordine del giorno a firma Romani, quindi possiamo andare in votazione. La votazione è aperta. Balducci, Mattioli, la votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 8, contrari 14, contrari Sagramola, Variano, Balducci, Crocetti, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Mattioli, Tavolini, Malefora, Girolametti, Sforza, Giordani, Castriconi, il Consiglio non accoglie. Passiamo al secondo emendamento, sempre a firma del consigliere Romani, se vuole illustrarlo, prego. Sì, ovviamente la conseguenza dell'altro, se c'era dei soldi in più, senza facce male, almeno ridamoli nelle percentuali in cui è stati presi a chi era stati presi in più. Stop. Bene, consigliere Romani, mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Appena illustrato. La votazione è aperta. La votazione è chiusa,
Presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 8, contrari 14. Contrari, Sagramola, Pariano, Balducci, Crocetti, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Mattioli, Tavolini, Malefora, Girolametti, Sforza, Giordani, Castriconi. Il Consiglio non accoglie. Abbiamo finito con emendamenti e ordini del giorno. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Rossi. Grazie Presidente, la mia dichiarazione sarà fatta a nome di tutta la minoranza. Quello che abbiamo assistito oggi nella discussione in questo Consiglio Comunale è stato di una, secondo me e secondo il nostro avviso, di una gravità gigantesca. Abbiamo fatto un altro Consiglio Comunale scorso dove avevamo dato un indirizzo, ci eravamo sforzati, ha presentato emendamenti che erano compatibili con la legge, emendamenti votati dentro questa assise e oggi cancellati con un colpo di spugna. Cancellati con un colpo di spugna anche dagli stessi consiglieri comunali che l'avevano votato quell'emendamento. Questo esclusivamente perché il vice sindaco Tini vi ha passato una bella salsiccia insieme al sindaco Sagramola. E è esattamente così, e lo sapete benissimo che è così, perché mettervi in crisi la valenza politica di un'istituzione come quella del Consiglio Comunale di Fabriano, dimostrando non avere minimamente il coraggio di difendere decisioni già prese, è un insulto per la nostra città, a prescindere da quello che sia l'argomento in discussione. Noi avevamo fatto uno sforzo di modificare, avevamo cercato di cambiare, e negli interventi di oggi del sindaco e del vice sindaco abbiamo assistito alle stesse stupidaggini che ci hanno detto, anche false, a livello legislativo l'altra volta. Quindi questa assise oggi per noi è stata totalmente delegittimata del suo ruolo. Quindi noi come opposizione abbandoneremo quest'aula e l'abbandoneremo sperando che voi dentro se stessi vi vergognate di quello che avete fatto. Perché così significa il Consiglio Comunale scorso non è servito a nulla, abbiamo sprecato i soldi dei cittadini e voi avete dimostrato di non avere minimamente le palle. Presidente. Sempre per dichiarazione di voto, prego consigliere Romano. No, niente di dichiarazione. Siamo in dichiarazione di voto, c'è cioè quello o nulla. Io vorrei a strettissimo giro di posta il verbale trascritto. Sentite, continuiamo noi, scusi, cioè il consiglio termina alle 10, alle 22. Allora andiamo sempre avanti con le dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola un attimo il consigliere Meloni, però è cioè, consigliere Pellegrini, lei è capogruppo, lo fa fare a Meloni o uno o l'altro? Prego consigliere Meloni. Volevo fare l'intervento già prima della votazione, poi siamo andati subito in votazione. E faccio questo intervento, ormai la minoranza ha abbandonato l'aula, per cui solo a beneficio del chiaramente del verbale, perché quello che dico vorrei che rimanga. L'altra volta su questo emendamento aveva visto il mio voto favorevole, perché sinceramente avevo capito che quello che veniva così addizionato alle banche andava sulla parte invece delle utenze domestiche. Poi verificato che invece questo non è possibile, cioè quello che addizioniamo alle banche non va sulle utenze domestiche, mi sono fatto due conti così veloci: se questo aumento dal 70 all'80% portava dei benefici. Per quanto mi è dato da capire, il beneficio che portava era circa 2 centesimi al metro quadro per metro quadro tassabile. E siccome noi abbiamo una situazione in cui 4 di queste utenze su 30 si mangiano circa i 4/6 di questo beneficio, alle pizzerie e agli altri veniva un beneficio irrisorio. Basta pensare che dai conti che ho fatto io, ortofrutta, pescherie e fiori, che sono 42 utenze, gli veniva un beneficio di meno 1 euro a utenza, mentre le altre attività che erano ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie
a utenza veniva poco più di 2 euro. Quindi, visto che la maggioranza ha presentato questo ordine del giorno che si impegna a fare un esame più approfondito della situazione, ho ritenuto che questo emendamento della minoranza fosse non incisivo come si è voluto far credere, ma era tutto sommato per queste utenze tartassate irrilevante. Per cui ecco, era, questo lo dico a beneficio del verbale, dato che la minoranza è uscita e dato che sinceramente volevo fare l'intervento anche prima, però i tempi non me l'hanno permesso, per cui diciamo questo è il motivo. Come gruppo UDC ci siamo riuniti prima, non penso ci sia problemi, noi votiamo l'emendamento, anche se chiaramente non ci fa piacere che lo Stato centrale metta una tassa di questo tipo, la Tarso non accettata chiaramente dalla popolazione, però questo è, i servizi vanno coperti, per cui ecco, sono stati applicati questi parametri. L'auspicio nostro è che l'amministrazione provveda con sistemi che sta verificando, a quanto mi è dato di capire, per vedere se questi KD possono essere diciamo ponderati in maniera sistematica sui rifiuti portati a conferimento, eccetera. Grazie consigliere Meloni. Non ci sono altri iscritti a parlare. Ah, scusi, prego sindaco. Scusa, ma come non parlo? Ma scusate, qui dopo tutto sto attacco non parlo? Io credo che sia giusto che noi rivendichiamo il fatto di aver fatto un atto che complesso, come tutti hanno evidenziato qua dentro, complicato, che non era semplice da portare a termine, e questo si dimostra anche stasera. Non è l'abbandono dell'aula non è solo di quest'aula, anche a Matelica l'opposizione ha abbandonato l'aula al momento del voto della Tares, che è un'opposizione che guarda caso è l'esatto contrario della nostra, quindi voglio dire lì i posti sono scambiati e avvengono le stesse cose, quindi non è che questo mi meraviglia più di tanto, anzi. Però voglio contribuire solo una cosa: noi, se ci fosse anche un aumento nel prelievo di 50, 100 mila euro, quello che sarà, i soldi vengono recuperati l'anno successivo. Questa è una tassa che non prevede che noi ce li prendiamo e li destiniamo allo show. Questo è un preventivo, si fa l'applicazione, una volta che i soldi sono applicati, se entrano più del dovuto, vanno a recupero sulla tassa il prossimo anno. Quindi i cittadini non è che prendiamo niente di più, non vogliamo prendere una lira di più, perché già sono tassati e vessati. Quindi credo che, nonostante le difficoltà, abbiamo ribadito il dato politico che questa tassa non ci piace, abbiamo ribadito il dato politico che l'effetto del nostro emendamento porterà a un principio il prossimo anno giusto di applicazione, perché noi lo potremo estendere. Credo che questo sia stato un elemento importante per noi di crescita, e anche per il fatto che così, grazie a questo atto, possiamo cominciare ad avere i dati certi sulle entrate e a tirar giù un dato di bilancio che ci consenta di capire come vivremo da qui alla fine dell'anno. Vi ringrazio, ringrazio la maggioranza e tutti i consiglieri della partecipazione stasera. Prego, un aspetto tecnico, chiedo scusa, dopo per carità. No, chiedo a nome dell'amministrazione che nell'atto si voti l'immediata esecutività, perché non è scritto sull'atto stesso. D'accordo? Grazie. Presidente, un'eccezione permessa? No. Volevo parlare un attimino, visto che manca tutta la minoranza. Siamo in dichiarazione di voto, l'ha già fatta. Va bene. Ecco, l'ho detto prima. Prego, consigliere. Allora, stesso discorso, consigliere Castrigoni. Rinuncia al suo capogruppo e la fa lei la dichiarazione di voto? Siamo in dichiarazione di voto. Bene, non ci sono altri iscritti, quindi mettiamo in votazione l'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0,
Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. Il Consiglio approva. Ha chiesto la parola il Sindaco, prego. Io chiedo di continuare la seduta per la parte, noi non possiamo, ci sono rimasti ordini del giorno e mozioni che sono titolarità di componenti della minoranza. L'unico di titolarità della maggioranza, e mi sembra importante peraltro, è l'ordine del giorno di solidarietà alla Ministro Chienge, presentato dal Presidente Pariano anche per tutti. Io credo che sia un elemento importante di solidarietà e credo che quindi è l'unico che possiamo discutere. Gli altri non li possiamo discutere per mancanza dei proponenti da parte del Consiglio di minoranza, però credo che sia un momento politico importante e credo che questo vada portato a compimento, così può arrivare sulla solidarietà del Ministro anche in tempi ravvicinati. Bene, e intanto che mi passano ordine del giorno per illustrarlo, votiamo la proposta del Sindaco di andare avanti anche se manca la minoranza. Votiamola. La votazione, prego. Anche per un senso di rispetto, a parte che hanno abbandonato l'aula, non possiamo nemmeno approfittare di votare magari punti all'ordine del giorno. Che consigliere Castriconi, allora il regolamento parla chiaro, chiudevamo la seduta alle 22, loro potevano benissimo uscire dall'aula e rientrare dopo che era stato votato l'atto. Basta che non t'arrabbi. Quindi andiamo avanti. Va benissimo, grazie. Votiamo la proposta del Sindaco di andare avanti. È stata una volontà uscire e andarsene. Allora votiamo l'anticipo del punto che sta all'ordine del giorno al numero 18, quindi diventa il punto numero 6 della seduta odierna. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 13, contrari 1, contrari Crocetti. No, chiedo scusa, è stato un errore, ho digitato il tasto sbagliato. Quindi favorevoli 14, contrari 0. Viene accolta la proposta di anticipare il punto. È un ordine del giorno presentato dal sottoscritto, vado a darne lettura. Ha come oggetto il sostegno al Ministro Selim Chienge. Il Presidente del Consiglio Comunale della città di Fabriano sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente ordine del giorno da far pervenire al Ministro Chienge e per conoscenza ai Presidenti di Camera e Senato in merito al grave episodio verificatosi a Macerata. È successo un po' di tempo fa, ma abbiamo episodi successi i giorni scorsi. All'indirizzo di Selim Chienge, neo ministro per l'integrazione del governo appena formato, il Consiglio Comunale della città di Fabriano esprime la più ferma condanna per l'accaduto e per ogni forma di violenza e razzismo. Impegna il Sindaco e la Giunta a far pervenire a nome della città e delle sue istituzioni il miglior augurio di buon lavoro al Ministro Chienge, di un proficuo e costruttivo rapporto con tutta la squadra di governo per garantire all'Italia il superamento di questo delicato passaggio e della vita della Repubblica. Non ci sono iscritti, quindi mettiamo subito in votazione l'ordine del giorno appena illustrato. La votazione è aperta.
La votazione è chiusa. Presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. Sono le 21. Chiudiamo la seduta consigliare odierna, perché siccome manca la minoranza e tutti i punti a seguire sono stati proposti, ecco, sono stati proposti dalle persone che adesso mancano, non sono presenti in aula, chiudiamo qui la seduta consigliare. Buona serata a tutti.